Ok, siamo in live, puoi partire. Benissimo, allora buonasera a tutti, buon pomeriggio, ma direi buonasera a quest'ora, lo si può dire. ZTL Lazio, per chi non sapesse, ripeto sempre, ripetita Juvent, che ZTL non sta per appunto le zone a traffico limitato, ma Zoom Tavolo delle Libertà, questo è l'acronimo. Oggi siamo in Lazio, non solo per il Lazio, perché è una delle meravigliose 20 regioni italiane, ma perché collegandoci da ogni parte d'Italia con i nostri aderenti ai 10.200 circoli che abbiamo in tutta Italia, che si chiamano CLEM, Comitato Locale Etico Mondo Migliore. Noi, visto questo momento drammatico che viviamo ormai da febbraio, abbiamo iniziato a fare questi tavoli conferenzieri dove invitiamo, oltre che i nostri responsabili, i nostri amici aderenti dei vari CLEM, anche personalità di ogni campo, diciamo, scientifico, culturale, politico, eccetera. Oggi, ripeto, siamo nel Lazio, in ogni regione, in ogni provincia e nei vari comuni italiani. Noi abbiamo quelli che chiamiamo dei referenti del progetto che abbiamo chiamato Mondo Migliore, progetto che vuole portare equilibrio fra i costi e i benefici che ogni singolo deve avere in una collettività per stare appunto in equilibrio. E quindi abbiamo nel Lazio una meravigliosa, dico, come in ogni regione, referente regionale, che è la dottoressa Angela Barreca. All'amica e dottoressa Angela Barreca chiedo così di fare una riflessione sul tema di questa giornata, che è 5G, epigenetica e territorio. Quindi una riflessione e un saluto per poi poter presentare gli altri Certo. ospiti. Buonasera a tutti, ringrazio tutti i presenti a questa ZTL e naturalmente tutti gli amici dei CLEM, chi comunque coordina queste ZTL che sono veramente persone fantastiche e tutti gli amici e colleghi regionali delle nostre regioni, veramente un gruppo veramente bellissimo. Ieri sera veramente sembrava di essere in famiglia, Maurizio, veramente Grazie. è stato meraviglioso. E naturalmente ringrazio i relatori con Maurizio Martucci e con Terziani abbiamo una conoscenza direi più che decennale, vero Maurizio? Perché abbiamo avuto la fortuna sia Maurizio che Terziani di collaborare e lavorare col grande professore Giuseppe Genovesi, mio fratello, perché ho oltre 20 anni che lo conoscevo. E collaboravamo dentro lo studio del centro polispecialistico che io dirigo e con Joe, per gli amici Joe, vero Maurizio? Per gli amici Joe abbiamo fatto delle cose veramente interessanti, cose che oggi potrebbero essere considerate normali, ma 20 anni fa noi eravamo quelli strani quando si parlava di omeopatia, vero Salvatore Rainò? Quando si parlava di omeopatia, di medicina quantistica. Noi siamo stati i primi a fare dei master di medicina non convenzionale alla Sapienza, dove si parlava di medicina quantistica. Quindi il grande Livio Giuliani è il nostro Emilio del Giudice. Quindi è tutta una collaborazione che abbiamo fatto. Joe Genovesi, io lo chiamo Joe perché ancora è presente, è stato uno dei primi a riconoscere la sensibilità multipla chimica delle persone sensibili. Maurizio ci ha dato, Maurizio Martucci ha dato una grande mano a Gio come Terziani per portare avanti questo discorso anche alla Camera per far vedere che queste persone non erano pazze, avevano semplicemente, insomma, poi una sensibilità per cui erano particolarmente attenti a determinate cose, soprattutto la corrente elettrica, i cellulari. Figurati ora se gli sparano sulla testa i 5G. Scusate che poi io mi animo. Quindi sia con Maurizio che Terziano, ringrazio anche le altre due relatrici, anche il nostro Adriano D'Andrea, vogliamo e desideriamo che queste ZTL siano propedeutici a
firme, incontri per poter aiutare sia noi, che comunque insomma questa tecnologia, per quanto avanzata, ci può creare delle difficoltà, sia soprattutto quelle persone che non possono nemmeno avere un cellulare perché stanno male. E la medicina non convenzionale in questo frangente è molto d'aiuto a queste persone, perché se poco poco loro prendono i famosi antinfiammatori che non vanno presi, allora queste persone ci rimettono veramente la vita, perché per loro è veleno. Quindi questi ZTL devono essere di conoscenza per tutti noi. Quindi ringrazio tutti del loro contributo e andiamo avanti. Tutti insieme? Bene, bene, grazie Angela e grazie davvero del tuo preziosissimo lavoro insieme a tutti i capitani, le nostre persone operative, i famosi PO che abbiamo dentro questi circoli. E sul territorio del Lazio sono veramente persone eccezionali, io li ringrazio in diretta. Bene, io credo che siano davvero eccezionali un po' dappertutto, quindi sì. È la forza di questo movimento che ancora, essendo solo 100.000 persone, di fronte ai 60 milioni siamo nulla, ma come organizzazione io credo che siamo davvero da additare in termini positivi. Bene, allora hai presentato direi egregiamente il dottor Maurizio Martucci, che è un giornalista, pubblica in diverse testate, Il Tempo, Il Fatto Quotidiano, ha un blog, da quello che mi è stato detto, un blog molto, molto seguito di denuncia di quello che è l'inquinamento, no, ambientale, anche dell'elettrosmog, ed è fra i soci fondatori, se non sbaglio, dell'associazione Oasi Sana. Ho detto bene, caro Maurizio? Sì, assolutamente sì. E allora a te su questo tema di oggi, 5G, epigenetica e territorio, a te direi, visto che con le tue interviste hai spaziato fra il mondo, diciamo, delle persone come me, qualsiasi, e quello dei parlamentari, passando da quello degli scienziati, per far capire che effettivamente qualche cosa, insomma, andrebbe rivisto per portare equilibrio a questa nostra natura umana. Sì, io vi ringrazio ovviamente per il gradito invito e anche per le presentazioni. Un caro saluto, consentitemelo, all'amica Angela e a tutti quanti voi che siete in linea. Ma sicuramente il titolo dell'incontro di oggi, 5G, epigenetica e soprattutto tavolo delle libertà, è profondamente calzante, perché di fatto il 5G, con quello che ne rappresenta, mette proprio in gioco quelle che sono i diritti costituzionali e le libertà di ognuno di noi che sono state conquistate negli anni. Voglio partire dal mio ragionamento con tre punti fermi, proprio perché dobbiamo sgombrare il campo da un equivoco grossolano che purtroppo spesso e volentieri viene messo in pasto all'opinione pubblica, e cioè il 5G non è semplicemente un upgrade, cioè un aggiornamento di uno standard di telecomunicazioni a telefonia mobile, sostanzialmente. E dico questo partendo da tre punti che sono: un dato fondamentale che ci ha mandato l'OCSE esattamente poco meno di 2 anni fa, 2018, l'OCSE dice un posto di lavoro su due in Italia verrà sostituito dai robot. Un altro dato fondamentale, sempre del 2018, ce lo viene a raccontare l'allora ministro dello sviluppo economico Mise, Luigi Di Maio, il quale disse apertamente che con il 5G nulla sarà più come prima. Il terzo tassello su cui argomentare e far capire il ragionamento che vorrei condividere con voi ce l'ha dato poco prima dell'ultimo Capodanno l'attuale ministro dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione Paola Pisano, la quale ha detto apertamente, in una sorta di delirio transumanista, io così l'ho definito in un articolo, che saranno i robot a salvare la specie umana. Bene, mettiamo insieme questi tre tasselli: un posto di lavoro su due sostituito dai robot, Luigi Di Maio che ci dice che nulla sarà più come prima con l'avvento del 5G, e l'ultima performance della ministra Pisano, che saranno i robot a salvare la specie umana.
Perché faccio questo cappello introduttivo? Perché esattamente il 5G si inquadra in un contenitore molto più ampio, all'interno del quale sicuramente un avanzamento di standard tecnologico con una capacità di immettere nell'etere, quindi di scaricare più velocemente dati, di trasmettere più informazioni, di creare una grande banca dati big data, si inserisce in un contenitore molto più ampio all'interno del quale qualcuno, senza chiedere il nostro consenso da un punto di vista di cittadini informati su quello che è di fatto il proscenio al quale stiamo assistendo anche in questi giorni, quindi un presente barra futuro fatto di droni dal cielo che sorvegliano urbi e torbi, qualsiasi cosa si muove sul nostro territorio nazionale, fatto di satelliti lanciati in orbita che irradiano dallo spazio, fatto di riconoscimento facciale, fatto di quello che è attualmente il modello Corea, ma soprattutto il modello Cina, al quale i nostri governanti stanno traghettando 60 milioni di italiani messi nella totale inconsapevolezza di questa nuova tecnologia. E arriviamo al 5G. Il 5G in realtà viene definito non a caso l'internet delle cose, proprio perché indipendentemente da una minore latenza, quindi lo scambio temporale tra il tempo reale e il tempo digitale, quindi tra la comunicazione che viene abbreviata e chi la riceve, quindi il flusso dati maggiormente fluente, in realtà è un internet delle cose proprio perché prevede di collegare in maniera ubiquitaria e simultanea 1 milione di oggetti per ogni chilometro quadrato declinato sul 98% del territorio nazionale italiano. Cioè, a dirla in parole povere, li chiamano smart, frigoriferi smart, lavatrice smart, cioè praticamente ognuno di noi avrà un futuro barra presente riconsiderato, ridisegnato per poter parlare con il proprio frigorifero, per poter parlare con la lavastoviglie, per poter dialogare con il pannolino del bebè, per poter vedere in automatico, da remoto, addirittura dove sta viaggiando la nostra automobile, magari con i nostri cari sopra l'abitacolo. Insomma, il futuro del 5G, esattamente quello che Luigi Di Maio andava a dire, senza specificare nel di dentro a cosa si riferisse, quel nulla sarà più come prima, è esattamente questo futuro di quinta generazione che, al di là degli spot pubblicitari, in realtà per configurare questa rappresentazione, che io direi orwelliana, fantascientifica, ha bisogno soprattutto di un'implementazione tecnologica di nuova infrastruttura, che tradotta in termini pratici significa installare almeno, questa è una quantificazione spannometrica, 1 milione di nuove antenne su tutto il territorio italiano. Significa quindi lasciare quello che attualmente già irradia ed è, lo sappiamo benissimo, anche il motivo per cui i tribunali, la magistratura, la medicina, la scienza libera e indipendente sta indagando, sta continuando a portare avanti le ricerche per capire gli effetti del 2G, del 3G, del 4G. Ebbene, tutte quelle antenne, tutte quelle stazioni radiobase verranno implementate con almeno 1 milione di nuove antenne 5G. Ci troveremo in realtà a vivere H24 con mini antenne posizionate ogni poche decine di metri lungo praticamente tutto lo stivale, sui lampioni della luce, sotto i tombini dei marciapiedi, wifi dallo spazio. Voglio precisare che nel silenzio complice più totale dell'informazione nazionale, le città di Roma, L'Aquila e Torino hanno già sottoscritto dei protocolli d'intesa con l'Agenzia Spaziale Europea, proprio per vedere, così come Elon Musk sta facendo in America, il lancio in orbita dei satelliti attualmente già autorizzati nella cifra complessiva di 12.000 satelliti, tanto che nell'ultima Epifania qualcuno sorridendo, guardando la notte stellata, pensava di veder passare i re magi, viste queste palline luminose, nell'orbita terrestre. In realtà erano i satelliti di Elon Musk. Quindi questo, in sintesi, è
il 5G, che tradotto poi da un punto di vista fisico significa, ed è poi questa la richiesta delle telco, delle compagnie telefoniche, che fanno in maniera abbastanza pressante attraverso le commissioni parlamentari, far schizzare l'inquinamento elettromagnetico che oggi comunque, seppur rivisto e rivisitato, nella media delle 24 ore è in maniera cautelativa stimato nei 6 volte metro, chiedono di farlo schizzare a 61 volte metro, che in fisica, se c'è qualcuno addentrato alla materia sa a cosa faccio riferimento, significa schizzare di 110 volte, visto che parliamo di un vettoriale al quadrato dove il campo elettrico si somma a quello magnetico. Tutto questo a fronte di cosa? Tutto questo a fronte di standard di cosiddetta sicurezza a livello biologico per l'ecosistema e per l'essere umano, standard vecchi, standard datati, vecchi addirittura di 20 e passa anni. Considerate semplicemente che questi standard vengono simulati all'interno di manichini cosiddetti phantoms riempiti di gel, e considerando il momento in cui questo manichino si surriscalda, viene stabilito esattamente con questo parametro qual è il limite soglia per l'effetto termico. Parlando di effetto termico, mi riferisco esclusivamente al surriscaldamento del corpo. Bene, questo per dire che l'organismo privato, già al centro di numerosi scandali per conflitti di interesse che oltretutto hanno portato alla sostituzione dei vertici di questa associazione che si chiama ICNIRP, che stabilisce i limiti a livello internazionale, si basano esclusivamente su letteratura biomedica che non riconosce il danno biologico, che non riconosce l'effetto di carattere non termico e che soprattutto va a sconfessare quelli che invece sono gli aggiornamenti della ricerca scientifica indipendente. Cito i due studi più importanti, quello americano del National Toxicology Program, finanziato dal governo statunitense per ben 25 milioni di dollari, e lo studio nostro, un vero e proprio fiore all'occhiello che abbiamo qui in Italia, dell'Istituto Ramazzini, 5 milioni di euro esclusivamente finanziamenti pubblici, che hanno portato delle evidenze statisticamente significative di un pericolo cancerogeno, ovvero sia l'organismo umano, non nell'acuto ma nel medio-lungo termine, se irradiato da radiofrequenze, e i Ramazzini e quello dell'Istituto americano hanno studiato le 2G/3G, può portare a un'insorgenza. Poi sicuramente chi parlerà dopo di me di questi aspetti, soprattutto a livello epigenetico, ne parlerà in maniera approfondita, può portare l'organismo, l'essere umano, a subire gravissimi danni. Cito quelli che Martin Pall, il noto biochimico della Washington University, classifica come i danni maggiori riscontrabili sulla tecnologia wireless: danni al reticolo filamentato del DNA, ossidazione delle basi del DNA, infertilità maschile, aborto nelle donne, apoptosi, quindi morte cellulare, effetti ormonali e soprattutto sul sistema nervoso centrale e periferico. Qui si inserisce quello che Angela diceva prima rispetto all'elettroipersensibilità, quindi le persone che soffrono di questa malattia immunoneurotossica altamente invalidante, che il professor Giuseppe Genovesi ha avuto il coraggio di studiare e fare un po' da apripista qui a livello nazionale, e poi il cancro, che di fatto è la punta dell'iceberg. Noi non dobbiamo dimenticarci che il 5G di fatto è privo di studi preliminari, quindi queste nuove bande di frequenza messe all'asta nel 2018 dal governo Conte per un introito complessivo di 6,55 miliardi di euro, una vera e propria finanziaria diremmo oggi, ebbene il governo l'ha venduto senza alle compagnie telefoniche, quindi assolutamente legittima la vendita, ci mancherebbe, ma tutto questo è stato fatto senza uno straccio di studio preliminare che possa quantificare quelli che la medicina, la scienza libera e indipendente, dice apertamente danni di carattere ambientale e biologico sull'essere umano, e senza nessuna valutazione preliminare, ma soprattutto investendo
in Europa, la bellezza di 26 miliardi di euro, la stessa cifra grosso modo è stata investita in Cina, pardon, in America, mentre in Cina addirittura 90 miliardi di conio cinese. Ebbene, tutta questa montagna di soldi senza nemmeno un euro, e questa è una risposta ufficiale che ci ha dato il Parlamento europeo a fronte di un'interrogazione di un euro parlamentare, nemmeno un euro investito in sicurezza e salute pubblica. Quindi non sappiamo nulla di quello che potrà accadere, considerando che l'organismo uno singolo si troverà sommerso H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, in un vero e proprio brodo elettromagnetico senza precedenti nella storia dell'umanità, dove nessuno, donne incinte, bambini, anziani, elettrosensibili, portatori di pacemaker, che ci sono molti studi oltretutto che indicano apertamente quanto gli apparecchi elettromedicali possano entrare in conflitto con le radiofrequenze, ebbene nessuno potrà scampare dal 5G, proprio perché l'hanno prevista con questa irradiazione continua. Oltretutto voglio aggiungere un passaggio fondamentale che da un punto di vista tecnico non va sottovalutato. Noi abbiamo una serie di ARPA, le agenzie regionali per la protezione ambientale, mi riferisco a quella siciliana, quella del Piemonte e quella della provincia autonoma di Trento, che hanno apertamente detto di non possedere la strumentazione idonea per poter registrare l'irradiazione del 5G. Questo per quale motivo? Semplicemente perché non è stato ancora ben definito un nuovo standard per quanto riguarda le mini celle, cioè quindi le mini antenne che irradieranno le radiofrequenze, oltre che centimetriche, anche di carattere millimetrico, e mi riferisco alla banda dei 26 GHz in primis, che è quella millimetrica che è stata venduta dal governo Conte. Ebbene, le mini antenne cosiddette beamforming, ogni singola antenna può già di per sé arrivare a un limite soglia, quello che attualmente è stabilito nei 6 volte metro, e ogni telefonino, ogni smartphone predisposto per il 5G può contenere all'interno fino a 6 mini antennine di 2G, di 3G, di 4G e di 5G. Ebbene, volete sapere questa sommatoria dove può arrivare? Può arrivare benissimo a sconfinare anche un'esposizione pari a ben 48 volt metro. Voglio citarvi anche un recente studio del Georgia Southern University, il quale ha detto chiaramente che un'antennina che irraggia verso l'utente finale, quindi di fatto il downlink, può arrivare a superare un campo elettrico pari a 100 volt metro. Questi dati sono emblematici e dovrebbero far riflettere, perché noi sappiamo, sulla scorta, invito chiunque ad andare sul sito internet del Bio Initiative Group, che poi ha portato anche vari organismi internazionali del Parlamento europeo, della comunità europea, a rinnovare, a rivendicare il principio di precauzione. Ebbene, i limiti soglia vengono addirittura quantificati in 0,6 volt metro, con una tendenza per arrivare a 0,2 volt metro. Tutto questo con l'avvento del 5G sarà impensabile, trovandoci di fatto a essere costretti, e qui entrano in ballo i diritti costituzionali, l'articolo 32, l'articolo 41, che prevede sì la libertà di impresa, ma che non deve essere a discapito della salute. Ecco perché, attraverso un giornalismo d'inchiesta veritiero, libero e trasparente, si cerca di documentare i cittadini, si cerca di fare consapevolezza, come oggi stiamo facendo con qui in questa assise pubblica, proprio perché il 5G, e ce lo dicono dal Parlamento europeo, ce lo dicono le stesse lobby degli Stati Uniti d'America, che hanno concepito quello che poi in Europa nel 2012 è stato uniformato come 5G Action Plan, il rischio zero per il 5G non esiste. Lo stesso Istituto Superiore di Sanità, che in maniera poi tergiversata qualche organo di informazione ha pensato di bollare il rapporto Istisan del 2019 come un rapporto rassicurante sulla tecnologia 5G, in realtà non dice assolutamente questo. Dice che ci sarà bisogno di valutare gli effetti sul campo.
Ecco perché i cittadini italiani, coloro i quali hanno firmato in 340.000 la petizione che l'Alleanza Italiana Stop 5G nei giorni scorsi ha consegnato al Ministro della Salute Roberto Speranza, chiedendo una moratoria nazionale per fermare in nome del principio di precauzione questa pericolosa sperimentazione, ebbene questo è il motivo per cui ci si sente nel diritto dovere di poter dire fermateci prima di renderci delle vere e proprie cavie umane. Il problema dov'è? Di fatto il problema è all'interno di un fittizio negazionismo, e non a caso utilizzo questa espressione, creato ad arte da coloro i quali negli anni, soprattutto gli ultimi 20, grosso modo, considerando che dall'inizio degli anni 90 con la tecnologia 2G, lo standard del 2G, GSM, UMTS, poi LTE col 4G, è partita la comunicazione mobile senza fili, si è cercato in maniera sistematica e continuativa di coprire una realtà schiacciante, quella che oggi attraverso le sentenze dei tribunali, che ovviamente fanno riferimento a degli studi approfonditi da parte dei consulenti tecnici che si sono avvalsi di consulenze mediche, 2012, oltre ogni ragionevole dubbio, sentenza passata in Corte Suprema di Cassazione che riconosce il nesso a un cittadino, un manager bresciano, utilizzatore continuo di telefono cellulare al quale è stato asportato con gravissime conseguenze da un punto di vista personale, per la propria salute, un neurinoma del nervo acustico. È un tumore benigno, qualcuno dirà, beh, però se cominciamo così, francamente, ci mettiamo in una posizione molto pericolosa, considerando che la salute pubblica è qualcosa di estremamente prezioso e che i nostri governanti hanno il diritto dovere di non ledere quella che è la sfera individuale dei cittadini. E poi la sentenza clamorosa dell'inizio di quest'anno, resa pubblica, Corte Suprema d'Assise di Torino, il quale, riconoscendo nuovamente il neurinoma del nervo acustico a un lavoratore, oltretutto di una compagnia telefonica che si trovava a lavorare in maniera continuativa con il telefono sempre attaccato all'orecchio, ebbene la Corte Piemontese di Torino ha detto espressamente che certi studi, e si riferiva all'ICNIRP, l'agenzia privata con sede in Germania che ho citato all'inizio e che stabilisce gli standard cosiddetti di sicurezza pubblica a livello internazionale, quegli studi non possono essere presi in considerazione perché conflitti da interessi, cioè chi li gestisce ha legami stretti con l'industria e quindi si trova in una situazione poco opaca. Lo stesso i giudici di Torino hanno detto rispetto allo studio Istisan del 2019 dell'Istituto Superiore di Sanità, che è l'ente pubblico tecnico di sanità pubblica a cui il Ministero della Salute fa riferimento. I giudici hanno detto chiaramente che anche lì si fa un po', voglio dire, una sorta di selezione naturale tra studi che possono andare bene perché negano il rischio di carattere biologico, il pericolo di carattere biologico, e quelli che invece possono essere presi in considerazione perché si limitano sull'effetto termico. Bene. Io voglio concludere il mio intervento dicendo semplicemente questo, che il 5G è sicuramente un problema, un rischio di sanità pubblica, ecco perché quasi 450 comuni italiani hanno approvato atti ufficiali per fermarlo, ma è anche un problema di carattere di sicurezza collettiva, visto che la comunità astrofisica internazionale ha denunciato come i satelliti in orbita potrebbero addirittura impedire la previsione del tempo. Pensiamo cosa possa significare per prevedere dei cataclismi e catastrofi naturali. È un problema di privacy, chi andrà a gestire tutta questa montagna dati? Pensiamo a quello che oggi ci viene propinato con l'app Immuni, che ci dicono sì, no, ma verrà tracciata la popolazione civile? Non lo sappiamo. In Cina è già purtroppo realtà. E poi non dobbiamo dimenticarci anche il discorso delle libertà. Io ritengo fondamentale che dire stop 5G significhi rivendicare i diritti sanciti dalla Costituzione italiana. Maurizio, grazie perché hai fatto un excursus davvero da applauso. Io non ti ho voluto assolutamente fermare perché
diciamo che siccome siamo circa 9 persone come relatori, chiedo se scusa. Facciamo tutto... No, ma no! Ho preso troppo tempo. No, anzi, è veramente un tempo che questa registrazione, siccome rimane per noi, è come un'enciclopedia. Ecco, il tuo excursus è davvero preciso e professionale. Grazie di questa Grazie a voi. Tua relazione. Ecco, ovviamente dico agli altri ospiti che essendo in 9 persone, se sintetizziamo nell'arco di una decina di minuti il proprio intervento, ovviamente non facciamo la classica notte per tutti e così avanti. Però non sono un moderatore professionale e dico che quando ci sono interventi del genere, ovviamente li lascio andare avanti fino a che l'oratore non conclude, perché sono davvero delle pillole preziose per tutti noi. Ecco, passiamo, dico una cosa tecnica, è entrato anche il professor Nino Galloni, quindi è insomma un amico, io lo definisco il più grande economista che c'è oggi vivente, e quindi gli diamo anche lunga vita e faremo in modo che intervenga anche lui in maniera molto preziosa in questo tema 5G e epigeni territorio. A questo punto passiamo il microfono a Giorgio Terziani, che è visit professor in discipline del benessere presso la St. George School di Brescia, e quindi di epigenetica lui ci dovrebbe saper parlare in maniera estremamente interessante. Tra l'altro l'intervento di Maurizio Martucci è stato rivelatore, insomma, del pericolo. Meraviglioso, ho fatto una relazione meravigliosa, tra l'altro, insomma, tutto, io ho avuto anche come maestro proprio il grande Gio, quindi è una cosa che ci accomuna, grazie Angela di questo invito. Allora, in 10 minuti, Angela, non ce la faccio, come faccio in 10 minuti? Angela mi ha detto... io avrei bisogno però di condividere lo schermo. Vai pure, ce l'hai, hai la possibilità. Ok, qui c'è share, benissimo. Allora, quello che grazie di tutte le informazioni che ha dato Martucci, perché sono... non la verità, noi abbiamo fatto recentemente un incontro col grande Fiorenzo Marinelli proprio sull'inquinamento elettromagnetico, il 5G, e insomma abbiamo fatto anche un evento alla Spezia, Stop 5G, abbiamo fatto tanto, perché insomma sarà la pandemia del... Forse è bene, ma è bene Giorgio che metti via il video, perché vedo che sento che la voce non arriva perfettamente. Togli magari il video tuo, il tuo monitor. Così lasci le slide. Assolutamente. Solo... perché sentiamo a tratti. No, mi sentite adesso? Sì, ok, mi sentite ora? Ok, meglio. Allora, tra l'altro, dicevo, non si è fatto nulla per il 3G, il 4G, i wifi, c'è poca cultura. Noi sappiamo quanto questo, oltre al danno a livello dei campi elettromagnetici, sappiamo quanto queste tecnologie possa influire proprio sullo sviluppo e il neurosviluppo dei nostri ragazzi. Quindi c'è anche un aspetto proprio importante da parlare anche di queste cose e poi magari l'affronto. Allora, intanto ringraziando Angela, ringraziando Maurizio anche te per questo invito, vado velocemente, l'argomento è enorme, magari se poi vorrai potremmo affrontarlo in altre circostanze. Comunque noi da sempre, da 21 anni, il mio sogno è aiutare le persone a vivere meglio. Questo lo possiamo fare attraverso l'esempio, attraverso la consapevolezza, attraverso la ricerca e attraverso anche la condivisione, come tu stai facendo. Quindi questo cuore lo abbiamo fatto il 25 aprile con 3.500 persone collegate, lo stiamo facendo con la scuola di alta formazione in questo momento. Quindi abbiamo creato una scuola di alta formazione proprio per questo. Allora, parlando di salute, parlando di epigenetica, noi non possiamo prescindere da vari fattori.
E quando faccio queste domande dico: ma sì, questa è New Age. No, il tuo corpo ha proprio bisogno di armonia, ha bisogno di armonia rispetto all'ambiente dove vivi, dove lavori, le azioni. Ha bisogno di un'armonia. Allora, quando che sei stanco? E allora noi sappiamo benissimo che le bare, passate il termine, molto forte, le bare non hanno che però siamo sempre alla ricerca dell'obiettivo che è quello del fatto. Abbiamo creato condizioni della nostra salute, compreso i cibi. Quindi possiamo fare qualsiasi cosa, vedete, possiamo convincere le persone a cambiare il loro stile di vita, non gli possiamo far cambiare la città, il lavoro e l'ambiente in cui vive. Purtroppo è così, non tutti se lo possono permettere. Siamo un po' nella ruota dei criceti. Oggi questo meraviglioso ambiente come Bam, che è uno dei segreti della longevità in alcune montagne della Cina. Ma scordiamoci questo, noi siamo energia e allora dobbiamo avere a che fare con quello che respiriamo, l'energia solare, l'alimentazione, l'acqua, il magnetismo terrestre. Questo fa funzionare le nostre cellule, non si scappa. Tutto deve essere in armonia, come le piante, come gli animali. Ma noi ci stiamo allontanando dalla cose di 100, non mangiamo neanche le stesse cose di qualità. Allora è una prevenzione, cioè, questo è fondamentale per la vita. Dall'aria che respiriamo, cibo che ogni giorno esce una dieta del momento, ma non è lì che noi dobbiamo andare a. La dieta è uno Purtroppo, caro Giorgio, purtroppo qui ti sentiamo molto male. Sì, infatti Giorgio Allora, ha pochissima banda e una quindi cosa. Mi dovresti sentite chiudere. Scusa Giorgio, dovresti. adesso? Sì, a tratti, però dovresti chiudere Sì. la condivisione dello schermo e parlare basta, altrimenti continuiamo a sentirti come un robot. Eccoci. Mi Va bene, spiace allora, perché stop share. Vabbè, vai. ma non c'è problemi, non c'è problemi. Mi sentite? Sì, adesso bene. Mi sentite adesso? Ok, allora, tanto vado avanti così, non c'è problemi. Allora, immaginate che tutti gli indicatori epigenetici della nostra salute condizionano pesantemente la nostra salute. Quindi il sistema antiossidante, le sfide ambientali, gli indicatori di resistenza, gli acidi grassi essenziali. Allora siamo abituati a pensare che, dico sempre, la vita è urgente, il DNA non è il tuo destino, però sappiamo benissimo che noi non siamo i geni con cui nasciamo. Siamo il software della nostra vita, sono tutti questi fattori che incidono sulla nostra salute, condizionano e riprogrammano le nostre cellule attraverso un fatto di come noi rispondiamo agli interferenti che ci condizionano la vita giorno per giorno, attimo per attimo. Allora, se noi pensiamo che le nostre cellule, pensate, ultimamente gli studi del professor Biava sono andati su un senso, cioè dagli anni 80 hanno capito che il nostro a livello embrionale è stato studiato, e lui l'ha dimostrato, che in un embrione, se noi mettiamo un tossico, questo non si sviluppa. Se lo mettiamo nella cellula differenziata, si incide e si sviluppa malattia. Perché prima no e dopo sì? Perché le cellule perdono i fattori di riprogrammazione cellulare imposti anche da un fattore quando si differenziano nell'ambiente dove si sviluppano e si differenziano, e anche da un fatto che è dovuto a una disfunzione mitocondriale. Cosa vuol dire? Che noi viviamo grazie all'adeguato apporto di ossigeno. Senza ossigeno non ci sarebbe della vita, sarete d'accordo con me. Tutti parlano di dieta, parlano dell'acqua,
ma non possiamo rimanere neanche oltre 2 minuti senza respirare. Eppure continuano a parlare tutti di cibo, di alimentazione. Beh, allora, se è vero che questi sono i fattori che condizionano la nostra salute, la memoria a livello epigenetico, come insegna anche Michele Morgante di Udine, come insegna il professor Burgio ormai da 20 anni, l'ambiente, lo stress e l'eredità ricoprono un ruolo fondamentale per la nostra vita. E allora noi cosa possiamo fare? Possiamo riprogrammare le nostre cellule? Sì, a livello epigenetico no, questo fattore è reversibile. Quindi i fattori, se noi togliamo i fattori, la cellula probabilmente può rigenerarsi, può riprogrammarsi, se diamo i fattori giusti, se noi viviamo in un ambiente sano. Mi sentite la voce chiara adesso? Benissimo, benissimo, benissimo adesso. Bene, allora, quindi se io vi faccio una domanda, quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento? Voi dite, beh, 3 minuti fa dall'inquinamento elettromagnetico. No, e se io vi faccio un'altra domanda, cosa fate voi tutti i giorni per risolvere i danni da inquinamento? Sapete cosa mi potete dire? Niente. Perché purtroppo nessuno oggi, come sempre, questa soluzione, perché nonostante i buoni propositi di tutti, basta andare a vedere le discariche, facciamo la raccolta differenziata e poi la discarica la riuniscono tutta e poi sappiamo quanto sia alto l'inquinamento dei luoghi dove si vive, dove si lavora. Pensate che nei luoghi dove noi viviamo l'inquinamento è dalle 3, 4, 5 volte che all'esterno, quindi perché si accumulano le sostanze chimiche che utilizziamo. Credo sia caduta la linea, aveva la banda molto debole purtroppo. Allora, lo Sono. riprendi? Ah, sì, adesso ci sei, vai, Pronto? vai. Purtroppo dovrai, per la prossima volta che ci sarà una prossima volta, dovrai trovare No, no, un non luogo. so cosa accade, io fino adesso ero collegato bene, vabbè, devo darsi, siamo. Vai, no, c'è proprio poca banda da dove sei tu in questo momento. Mi senti adesso, sì o no? Vai. Vai, vai. No, dai. Allora, tutto il discorso dell'inquinamento chimico, biologico, condiziona pesantemente la nostra salute da un punto di vista epigenetico. Quindi l'epigenetica cos'è? È proprio tutti questi fattori che condizionano la nostra salute. Cosa possiamo fare? Io dico, Maurizio, che dobbiamo fare un grande sforzo di unione delle forze, perché vedete, quelli che ci rimettono più di tutti sono le future generazioni. Quando noi non lo sappiamo, ma per esempio, non possiamo permettere che le persone smettano di fumare quando sanno di essere in gravidanza, o magari dire, ma mi faccio un tatuaggio perché è di moda. Il fumo condiziona pesantemente dal punto di vista epigenetico la nascita dei bambini, la salute dei bambini, come anche i tatuaggi a livello linfatico entrano nei linfonodi e condizionano pesantemente la salute, perché queste sostanze vanno nel feto. Allora pensa che nel feto ha trovato distruttori endocrini, metalli pesanti, particolato e oro disperso. Adesso non lo posso far vedere perché la linea è. Ma tutte queste cose condizionano e danneggiano pesantemente tutto ciò che è vita. Quindi, un'altra fonte importante sono il glifosfato, i pesticidi. Quando noi mangiamo, lo avete sentito ormai da tanto tempo, quando noi mangiamo cibi contaminati, questi intossicano progressivamente la nostra matrice extracellulare. Allora, cosa possiamo fare? Innanzitutto dobbiamo diventare consapevoli e fare una propria educazione, dobbiamo andare nelle scuole, dobbiamo andare nelle famiglie, dobbiamo incominciare a parlare di prevenzione preprimaria, perché
possiamo parlare di linea materna, dobbiamo parlare di disfunzione mitocondriale. Spesso non viene preso in considerazione il fatto che tu pensa che oltre 460.000 morti l'anno in Europa per inquinamento, 500.000 bambini morti prematuramente in Europa dovuti a danni da inquinamento. E il primo posto l'Italia. Secondo, adesso vi volevo far vedere anche questi, ma non riesco a farveli vedere. Quindi cosa accade? Che l'Agenzia Europea per l'Ambiente dice attenzione, noi stiamo sprogrammando le future generazioni. L'aumento dei tumori sono soprattutto da 0 a 2 anni. Non in, guarda, la cosa è paradossale, non negli anziani, ma da 0 a 2 anni. Stanno sempre più nascendo bambini con problemi alle vie respiratorie, problemi cardiovascolari, leucemie. E sapete da cosa nasce questo? Da un impatto ambientale nel grembo materno. Pensate che l'Istituto Nazionale dei Tumori, l'AIRC, ci dice attenzione, le malattie sono trasmissibili fino alla terza generazione, dovute probabilmente a una trasmissione della linea materna, la disfunzione mitocondriale. La Fondazione di Medicina Mitocondriale, che è presente insomma in tutto il mondo, in tutte le nazioni, basta pensare al BESTA di Milano, basta andare a visitare il sito, ti dice attenzione, tutte le malattie nascono dalla disfunzione mitocondriale, DNA mitocondriale, ipossia, carenza di ossigeno. Uno studio fatto nel 2017, cioè pubblicato nel 2017, 5 anni, 21 paesi in Europa, ha dimostrato che la carenza di ossigeno provoca metastasi. Quindi la carenza, l'ipossia provoca infiammazione. L'infiammazione è dovuta a stress ossidativo, all'aumento del tasso di radicali liberi. Quindi anche qui c'è pochissima conoscenza del fatto che tutti questi fattori aumentano notevolmente lo stress ossidativo, diventano quindi delle proinfiammatori e quindi danneggiano le nostre cellule. Inoltre c'è un aspetto che viene sottovalutato, il fatto che noi siamo l'80-90% di acqua, 99% di molecole di acqua. Questa acqua a contatto con i campi elettromagnetici viene danneggiata pesantemente. Pensate che, adesso vi volevo far vedere delle fotografie molto interessanti, l'acqua a contatto con i microonde, con le televisioni, computer e cellulari viene danneggiata pesantemente. Quindi pensate già nel liquido amniotico quanto questo possa influire sulla salute dei bambini. Ma a livello cerebrale, sapete che l'autismo è in aumento dovuto a una concausa, ma soprattutto a una predisposizione. E volevo far vedere la notizia di cui ha parlato Marcucci prima, che sono stati lanciati 420 satelliti in aria fuori dalla Terra per radiare la Terra col 5G. Lo volevo far vedere, ce l'ho qui. Vi voglio ricordare anche che nell'ambiente militare c'è un aumento esponenziale di linfoma, leucemie, melioma. È stato pubblicato recentemente, se siete interessati vi mando lo studio. Le frequenze elettromagnetiche invertono la polarità della nostra cellula, quindi se noi invertiamo la polarità delle cellule, nella cellula entra e esce, come sapete, ossigeno, nutrienti, gli scarti, ma se noi invertiamo la polarità, le cellule non funzionano più come madre natura ha creato e questo crea continua infiammazione, danno a livello cellulare. Quindi quando noi parliamo di epigenetica, dobbiamo unire i puntini, dobbiamo capire che l'epigenetica programma o programma è il software dei nostri computer. No? Se noi mettiamo il programma sbagliato, la cellula impazzisce. E noi cosa possiamo fare oggi? Innanzitutto possiamo diventare consapevoli di un aspetto. Abbiamo bisogno di ossigeno e di idrogeno. Il lavoro di ossigeno e idrogeno è indispensabile per produrre energia a livello cellulare e a livello mitocondriale.
però cosa mangiamo e cosa respiriamo. Purtroppo dobbiamo lavorare sull'attenzione primaria, dobbiamo lavorare lì, dobbiamo lavorare sulle donne prima del concepimento, i padri prima del concepimento, dobbiamo lavorare nell'infertilità. Pensate che il premio della medicina l'anno scorso, 2019, è stato dato a Semenza e altri due scienziati. Hanno dimostrato che le condizioni fisiologiche e le patologie sono legate alla carenza di ossigeno, ma l'hanno dimostrato per l'ennesima volta. Lo sappiamo già dal terzo anno di medicina che si studia fisiologia e fisiopatologia. Ma come mai non andiamo alla causa delle malattie? Come mai noi non riusciamo a promuovere veramente, a smuovere le coscienze delle persone nella vera prevenzione preprimaria e andiamo solamente a metterci delle pezze quando ormai è troppo tardi, compromettendo la qualità della vita di molte persone che poi non ritornano più come prima, una volta che poi sono costrette, come negli anni, a assumere 13-14 farmaci al giorno. Penso che sia arrivato il momento di incominciare a creare cultura sul fatto che le neurodegenerative, aterosclerosi, i metaboliche, i tumori sono in aumento e come dicevo prima. Un esame CRAS semplice come l'omocisteina lo prescrivono in pochi, eppure potrebbe essere un biomarker interessante, come fare un esame sul bulbo del capello per mappare i fattori che condizionano la salute di quella persona. Noi stiamo promuovendo un esame sul capello, in 12 minuti ti dà una risposta direttamente nel centro medico e lì lui ti dice se hai un impatto ambientale. Se vivi in un ambiente malsano, se sei carente, hai delle carenze nutrizionali, se respiri un'aria inquinata, se mangi cibi contaminati da pesticidi e additivi alimentari, quindi interviene veramente precoce, non dopo. Poi lavorare sul microbioma, sul sistema gastrointestinale. Noi abbiamo veramente una grande responsabilità, Maurizio. Noi dobbiamo unire le forze. Perché le malattie iniziano a livello cellulare. Il danno dei campi elettromagnetici è la ciliegina sulla torta, dico, che sta creando non solo un danno a livello della salute delle persone a livello cellulare o a livello cerebrale, ma sta sconnettendo la nostra umanità dalla realtà, dalla vita, dalla natura. Ci sta allontanando da quelle cose importanti che sono alla base della nostra esistenza, come le relazioni. Basta guardare, come dice la professoressa Cangela, una delle più grandi scienziate del neurosviluppo, dice attenzione, l'uso dei cellulari condiziona il nostro cervello come zucchero o stupefacenti o droga. Lo condiziona nella stessa maniera, attiva le stesse aree neurali, le sinapsi, nella stessa maniera. Quindi i bambini, soprattutto i bambini più piccoli, non gli dovrebbe essere dato il cellulare fino ai 13-14 anni. E invece tu vedi nelle panchine questi bambini vicino o ragazzi che comunicano attraverso il cellulare e non si guardano neanche negli occhi. Capite che non è solo un problema di danni ai campi elettromagnetici. Qui stiamo assistendo, soprattutto basta pensare in Italia stanno aumentando, ma in Giappone sono oltre 1 milione, i bambini sicomoro, che sono dentro una stanza chiusi, non escono di casa e sono rapiti da questi giochi virtuali. E poi ancora l'infertilità maschile e anche femminile. A chi dare la responsabilità? Luigi Montano ha fatto studi importanti sulla Terra dei Fuochi, anche col nostro dispositivo S-Drive per la mappatura epigenetica, e ha dimostrato che il liquido seminale di questi non ha più mobilità a livello degli spermatozoi, disfunzione mitocondriale. Già il 30% della popolazione in Europa ha un'infertilità altissima. E poi dobbiamo pensare alla propria voglia di vivere. La felicità che è stata rubata, penso, con questo inquinamento e con questi campi elettromagnetici, con questo stile di vita che è diventata una moda. Voglio andare nella conclusione dicendo,
E se mi permettete la conclusione, però la faccio con condividendo con voi lo schermo, perché è importante, se me lo date la possibilità. Sì, sì, vai. Sperando si senta. Voglio concludere. Ok, sentite? Per adesso sì. Voglio concludere dicendo che ricerca scientifica, abbiamo fatto numerosa ricerca scientifica, se andate su PubMed l'avete, quindi parlo anche sul fatto che noi abbiamo una collaborazione ormai da 20 anni con i più grandi istituti di ricerca, l'Istituto Tumori Regionale di Roma, il San Raffaele di Milano, eccetera, dove portiamo proprio a conoscenza il fatto che non possiamo più far finta di niente, dobbiamo soprattutto fare prevenzione per primaria e non aspettare che le cose accadano per, come dico, alcune fake news, hai avuto un tumore, è sfortuna. Non è sfortuna, è perché hai un reale rischio congenito, hai una costituzione dalla nascita per quella malattia congenita, l'epigenetica ti fa scattare quel grilletto e tu alla fine paghi un prezzo troppo caro perché non ritorni più come prima. Allora vedete, i biomarker possono essere importanti per fare prevenzione. La NASA lo utilizza per valutare l'impatto ambientale nella psichiatria. Quindi possiamo fare un lavoro enorme di vera prevenzione, di condivisione, avere dei marcatori che ti permettono di capire dove agire in maniera specifica, capire se una persona è intossicata da campi elettromagnetici e intervenire in maniera veloce. L'FDA ci ha detto: guardate, voi potete promuovere la buona salute, promuovere uno stile sano, motivare, incoraggiare, sostenere il raggiungimento degli obiettivi e del benessere. È quello che vogliamo fare, perché abbiamo già dei test che ti dicono quanto sei malato. Sappiamo che facciamo gli screening per trovare malati. Noi vogliamo fare gli screening per evitare la malattia. Non possiamo pensare di fare uno screening sul tumore al seno su 1.000 donne e dire: vabbè, ne ho trovato 100 malate. Quelle che non sono malate, l'anno prossimo vediamo se si ammala. Non è così che funziona. Noi dobbiamo veramente cambiare il paradigma. Dobbiamo unire veramente le forze e capire quali sono i fattori che condizionano la salute prima che creino un danno. Allora cosa possiamo fare? Vedete, siamo già nei centri di medicina integrata della riproduzione con Luigi Montano, la Pappalardo, eccetera, e a Roma con Angela. E cosa possiamo fare? Possiamo incominciare dalle scuole, dalle famiglie. Dobbiamo lavorare lì, nelle famiglie, nelle scuole, a livello materno. Non possiamo più dire che le feste con la Coca-Cola, la Nutella, i bambini di 3 anni programmano, hanno già dentro di loro 3 generazioni quelle bambine. Hanno già i follicoli delle future generazioni e noi non possiamo pensare di condizionare la loro salute non solo con i campi elettromagnetici, ma anche con il cibo spazzatura, con un ambiente ormai malsano. E allora lasciatemi fare un omaggio a questi grandi scienziati che nel nostro comitato scientifico. Angela, guarda a sinistra chi abbiamo, Martucci, guarda chi abbiamo, e grande Joe, il nostro... ci manca veramente tantissimo, uno dei più grandi scienziati con il quale collaboravamo da sempre, e poi altri scienziati, come vedete a destra il più grande clinico vivente, che è Sergio Stagnaro, oggi ha 89 anni, lui è il più grande clinico vivente in Italia, e poi il grande Pier Giorgio Spaggiari, 80 anni, il più grande medico e fisico nel nostro comitato scientifico. Allora la vita è davvero semplice, eppure ci stiamo complicandola. Cosa possiamo fare? Noi ereditiamo la terra dai nostri antenati e la prendiamo in prestito dai nostri figli. Dobbiamo incominciare ad avere questa consapevolezza. Non possiamo andare avanti così. E allora l'amore per la vita, perché è l'unico regalo che non riceveremo mai due volte. Questo dobbiamo fare. E poi permettetemi di dire qualcosa sull'amore. La vita senza amore non ha senso.
e non possiamo continuare a competere, dobbiamo unirci. E la vita senza amore non ha senso, esso non funziona, come dice il grande saggio, dice raddoppia la dose. Grazie di cuore, Maurizio, grazie Angela, grazie a tutti voi. Potrei parlare per tanto tempo, ma so che insomma ci sono tanti relatori più importanti di me. Grazie Giorgio, grazie anche di questa tua relazione. Purtroppo per alcuni momenti non si è sentito, ma faremo in modo di fare un incontro, diciamo, più mirato, in modo tale che tutte queste tue preziose, diciamo, idee, riflessioni e potenzialità di prevenzione siano in qualche modo da noi recepite con più tempo. Allora, Nino Galloni mi diceva per messaggio che poi deve scappare, lascerei a lui il saluto perché avere Nino Galloni in linea è sempre prezioso. Prima di passare poi alla dottoressa Anna Cedrini. Nino Galloni, ci sei? Eccolo Eccomi, sto qua, mi sentite? qua, eccolo qua. Bene, Allora, grazie intanto di essere entrato ma con noi, anche se figurati, non era previsto che è avevi sempre un telecamera. piacere, poi ho trovato tutte queste relazioni interessanti, mi dispiace se mi perdo qualcosa dopo, ma purtroppo è sempre un marasma di collegamenti. Ti mandiamo la registrazione dopo, vai. E sì, io volevo collegarmi con quello che ho sentito finora e mi auguro con quello che sarà detto dopo. Dal mio punto di vista, e cioè come noi possiamo realizzare queste cose, non solo dal lato della nostra crescita di intelligenza, di coscienza, di partecipazione e tutto quello che dobbiamo organizzare, senza il quale non ci sarebbe stata la storia dell'umanità. Ma anche per tutta una serie di ragioni legate ai mezzi, una volta che abbiamo chiaro in mente cosa vogliamo fare e abbiamo le persone che lo fanno, dobbiamo pensare ai mezzi. E allora, fondamentalmente, abbiamo tre scenari. Il meno probabile, e sarebbe il più semplice, è che alla BCE o da quelle parti, rinsaviscono e ci danno gli strumenti che possono benissimo darci a costo zero e senza nessuna difficoltà, salvo il piccolo dettaglio che si scoprirebbe il gioco e tutti capiremmo che siamo tutti estremamente ricchi potenzialmente, ma di fatto estremamente poveri in questa situazione. Però quella è una strada che io non escludo al 100%, anche perché mantenendo qualche magheggio potrebbero risolvere il problema. Allora il boccino tornerebbe a noi che dovremmo operare per fare quelle cose che si sono dette. Il secondo scenario è quello che io prediligo in un certo senso, quello della moneta parallela, dell'esercizio della sovranità monetaria dello Stato, ma qui c'è un piccolo dettaglio che devi andare al governo per farlo, perché quelli che ci stanno adesso sono in tutt'altre faccende affaccendati. E i più ottimisti dicono che sono dei criminali, e io penso che quasi c'è da augurarselo, e poi si combatteranno con gli strumenti che abbiamo a disposizione come umanità, che abbiamo sempre avuto a disposizione, però il punto è che avremmo bisogno di questo tipo di moneta. Ma c'è una terza possibilità, una specie di piano C, quello che io chiamo delle tre A. L'aria, che è la prima cosa, l'acqua, che è la seconda cosa, gli alimenti, l'alimentazione, che è la terza cosa, l'abbigliamento e l'abitare, l'abitazione. Queste cinque cose che sono fondamentali, insieme con l'assistenza sanitaria e tutta una serie di altri servizi di cura delle persone, dell'ambiente e dell'esistente, queste cinque cose noi le possiamo fare anche con i nostri mezzi, partendo dal territorio, partendo dal locale, partendo dal nostro comune, partendo dalla nostra via, partendo dalla nostra città. E questa è l'alternativa che possiamo cominciare a praticare adesso. Non dobbiamo aspettare che ci sia un governo migliore, magari il nostro. Non dobbiamo aspettare che a livello internazionale rinsaviscano e invece di pensare alla distruzione dell'umanità pensino al bene dell'umanità. Dobbiamo
possiamo già farlo noi in tutte quelle cose che in parte ho sentito, in parte verranno ancora dette, che si sono sempre dette nell'ambito del nostro giro. E questo è il mio saluto, il mio messaggio. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, abbiamo fiducia che abbiamo mezzi sufficienti per realizzare quello che vogliamo fare. Si tratterà di rimboccarsi le maniche, di rivedere una serie di cose, ma oggi l'umanità, cioè noi, siamo in condizioni di assicurarci quelle cinque cose fondamentali senza bisogno di chiedere aiuto all'alto o all'esterno. Perfetto, grazie di queste 5A. Carolino, tu sai che fra qualche giorno faremo una conferenza e aiuteremo queste 5A con una D che si chiama Dineros, e quindi vediamo di applicare la D in maniera giusta. Allora, c'è, ringraziando l'economista Nino Galloni, c'è adesso al microfono Anna, la dottoressa Anna Cedrini, coordinamento del comitato biodistretto della zona della Farnesina, poi lei ci spiegherà meglio un pochino questo, dove peraltro convivono agricoltori, cittadini, operatori del pubblico e del privato. E così chiediamo anche a lei rispetto a questo tema del 5G, dell'epigenetica e del territorio, quali sono le riflessioni che vuol fare in questa nostra ZTL. Prego. Sì, buonasera, per me è la prima volta che partecipo a questo tavolo, quindi mi presento, sono Cedrini Anna, vivo a Tarquinia, la mia professione è proprio quella dell'agricoltore. E da questa, diciamo, dall'amore per la terra e dalla scelta che ho fatto di vita è partita un po' la mia azione verso la creazione di questo biodistretto, che in realtà si chiama biodistretto della Maremma Etrusca e Monti della Tolfa. Non c'entra nulla la Farnesina. No, la Farnesina no, la Farnesiana invece. Ah, ecco. È la zona dove io vivo e dal quale ha preso vita l'iniziativa del biodistretto. Bene. Questo sì. Allora, io mi riallaccio un po' così a chi ha fatto gli interventi prima di me, precisando questo. Alcuni termini, alcuni concetti non mi sono del tutto chiari, perché io non sono né uno scienziato né un tecnico come lo sono stati i relatori che mi hanno preceduto, però ho capito una cosa e questa cosa è sicuramente la motivazione per cui poi mi sono impegnata nella realizzazione di questo biodistretto, che per andare avanti bisogna partire facendo un passo indietro e ritornare ad acquisire quei concetti naturali che hanno come fondamento sostanzialmente la terra. Allora, il mondo agricolo, secondo me, è il punto di partenza dal quale bisogna partire per arrivare ad ottenere tutte le cose che in qualche modo abbiamo sempre avuto, ma che negli ultimi anni, non ultimi, insomma, non ultimissimi, però diciamo ci sono in qualche modo stati sottratti nel convincimento che la tecnologia, le nuove scoperte e tante altre cose potessero in qualche modo sostituire e addirittura migliorare le condizioni che ci sono state offerte naturalmente dalla terra. Quindi il mondo agricolo per me resta il luogo da cui ripartire. Gli agricoltori devono essere in qualche modo informati e resi responsabili, come di fatto poi lo sono sempre stati, anche se diciamo anche l'agricoltura è cambiata molto rispetto al passato e quindi ha commesso probabilmente gli errori che in qualsiasi altro ambiente si sono commessi nel nome del progresso e della civiltà, però di fatto sono loro i custodi del nostro ambiente di vita, sono loro i custodi della natura, sono loro che producono i cibi che noi mangiamo, quindi chiaramente è da lì
che bisogna ripartire. L'idea che abbiamo avuto di dare vita a questo biodistretto, che nella sostanza inizierà il lavoro in un'area compresa tra quattro comuni, il comune di Tarquinia, Tolfa, Allumiere e Monteromano, che sono molto simili a livello territoriale, a livello naturalistico, sono accumulati da una storia diciamo che li vede interagire già da 3.000 anni fa, e quindi riteniamo che sia un ambiente fertile per fare questa sperimentazione. Fondamentale, chiaramente, insieme al lavoro degli agricoltori, c'è il lavoro delle amministrazioni che devono in qualche modo facilitare quelli che sono gli obiettivi che ci siamo prefissi, quindi quelli di portare questa interazione fra amministrazione, popolazione e attori, diciamo, intesi come aziende agricole e di trasformazione del territorio, affinché ci sia una rieducazione, partendo dalla una rieducazione dal modo di produrre, una rieducazione alimentare, una rieducazione nell'etica anche commerciale, una rieducazione all'utilizzo del prodotto a chilometro zero, di un'economia di vicinanza, la rieducazione verso l'utilizzo di prodotto salubre a partire proprio dall'infanzia, quindi il riutilizzo nell'ambito delle mense scolastiche, nell'ambito in tutto quello che sono le situazioni comunitarie. Per noi questa sarà un'esperienza relativamente nuova, perché è vero che ci muoviamo nel mondo agricolo da sempre, ma è anche vero che in questo momento dobbiamo mettere insieme tanti diversi tipi di esperienze che vanno dall'allevamento, che vanno dalla coltivazione cerealicola, che vanno dalla coltivazione degli ortaggi e della frutta, quindi con esigenze diverse, con l'utilizzo di sostanze diverse, e immagino che non sarà una passeggiata. Però torno a ripetere che se riusciremo a dimostrare che dal mondo agricolo dobbiamo trarre l'insegnamento e la sostanza per poi trasferire questo know-how a tutte le altre attività, molto probabilmente avremo ottenuto il risultato che ci siamo prefissi nel momento in cui abbiamo pensato di realizzare questo biodistretto. Molto bene, grazie della sinteticità, insomma, della brevità della relazione, comunque molto efficace, perché diciamo che anche noi, con quello che stiamo facendo con i nostri circoli, poggiare su organizzazioni territoriali come quella di Anna Cedrini è senz'altro interessante per creare ovviamente sinergia. Noi per esempio abbiamo iniziative legate alla progettazione, realizzazione dell'acquaponica, che può essere un qualche cosa che va nella direzione che stavate appunto promuovendo, cioè creando cibi sanissimi, senza pesticidi e soprattutto con un grande risparmio di acqua, di energia, eccetera. Bene, vedremo nelle prossime così settimane e giornate di poter creare sempre di più un rapporto di sinergia. E passiamo il microfono ad un bioarchitetto, alla dottoressa Angela Di Palma. Bioarchitetto, si occupa di rivalutazione e rigenerazione del territorio, quindi benvenga dottoressa, anche lei. Buonasera, è la prima volta. Mi sentite? Perfettamente. Grazie. Anche per lei è la prima volta che la sentiamo, questi nostri ZTL. Sì. Bene, a lei il microfono. Grazie mille. Buonasera a tutti intanto. Mi chiamo appunto Angela Di Palma. Volevo ringraziarvi per avermi invitata a partecipare a questa iniziativa che mette, diciamo, al centro della discussione
l'interesse della salute dell'uomo e dell'ambiente. Quindi grazie a chi mi ha preceduta per le perle di saggezza e anche informative che ci sono state date. Devo dire che l'iniziativa di cui si discute qui in questa sede ha, diciamo, quando siamo stati invitati e ne abbiamo sentito parlare, ha subito stimolato l'interesse del nostro gruppo di lavoro, sia per la voglia di contribuire, diciamo, alla valorizzazione di un territorio che in qualche modo è, diciamo, a noi geograficamente molto vicino, ed è comunque un territorio di valenza storica, urbanistica e naturale, e sia perché, diciamo, le attività di questo tipo possono generare sempre nel tempo sistemi produttivi molto virtuosi e quindi anche in grado di creare turismo, posti di lavoro e di conseguenza ricchezza. Io sono appunto un architetto e mi fregio di far parte di un team assolutamente poliedrico, composto di professionisti e professionalità tutte rivolte al settore dello sviluppo ambientale. E l'interesse principale è per quelle iniziative che partono dalla pianificazione urbanistica fino alla valorizzazione del territorio attraverso strumenti e peculiarità anche personali, che ci permettono di non perdere mai di vista che al centro di ogni pianificazione territoriale ci sia la salute dell'uomo e dell'ambiente. Quindi l'obiettivo per noi è partecipare sempre attivamente alla nascita di progetti di ampio respiro che possano in qualche modo migliorare attraverso la ricchezza già, diciamo, insita nel territorio, ogni aspetto di sostenibilità progettuale, e al fine di creare comparti, anche se fossero solo turistico ricettivi, coerenti con quell'aspetto territoriale, urbanistico, umano e finanziario. Vi chiederete cosa c'entra questo con il biodistretto. Beh, in realtà, diciamo, l'architettura ecosostenibile è certamente rivolta a tutte quelle attività che possono configurarsi all'interno di un connubio tra agricoltura e turismo. Per fare un esempio, a sostegno del turismo culturale ed enogastronomico c'è l'uso del territorio attraverso la ristrutturazione e la riqualificazione, per esempio, di vecchi edifici con operazioni di efficientamento energetico e quindi ecosostenibili, che possono essere per esempio fatte attraverso l'uso delle balette di paglia. Queste sono, diciamo, è un sistema di questo materiale è ideale per le costruzioni che vengono fatte ex novo piuttosto che per le operazioni di ristrutturazione edilizia, e vengono impiegate nei cappotti termici. Quindi questo è un esempio di tanti altri di tanti altri tipi di interventi che possono essere utilizzati nella bioarchitettura. Ora, per noi sono state diverse le occasioni per il nostro team in cui abbiamo potuto consigliare anche in via informale alle pubbliche amministrazioni di valutare per esempio l'opportunità e la possibilità di rilanciare i piani attuativi che spesso sono diciamo obsoleti attraverso tentativi di recupero di aree urbane comunali che voi mi insegnate, spesso sono abbandonate, il verde, quante aree di verde pubblico ci sono abbandonate. Ora si può proporre la cessione a lungo termine con un doppio fine. Da una parte si realizza l'opportunità di lavoro per privati e dall'altra si ridà dignità a parti di territorio che sono degradate. Inoltre si può, diciamo, rivalutare tutte quelle opere pubbliche realizzate o recuperate o da recuperare in ambiti diciamo, territoriali che sono solo in parte urbanizzati piuttosto che frutto di interventi sconnessi nel tempo. In queste aree spesso le infrastrutture e i servizi non sono direttamente proporzionali alla densità abitativa e quindi, diciamo, fanno perdere alla popolazione anche la dignità, perché non, diciamo, gli strumenti urbanistici non sono proporzionati alla dignità delle persone. Tutto questo come si fa? Si fa proponendo delle attività attraverso lavorazioni e materiali che siano certamente in linea con il rispetto del territorio e dell'ambiente. Naturalmente le nostre peculiarità, le capacità e le competenze, l'esperienza ci permettono di osservare il territorio da un punto di vista tecnico-funzionale, anche non solo nel rispetto delle normative vigenti, ma anche a livello imprenditoriale, perché
diciamo, è inutile nascondersi dietro un dito, non è di secondaria importanza l'imprenditorialità che si sviluppa nei territori, anche perché qualsiasi idea è sostenibile solo se diventa produttiva ai fini del territorio stesso. Quindi vi domando perché non si possa pensare di recuperare dei vecchi edifici agricoli oppure quindi di dare l'opportunità, per esempio, ai proprietari terrieri di riqualificare quelle strutture rurali, mettere in un sistema turistico ricettivo anche attraverso quelli che sono i finanziamenti anche solo parzialmente a fondo perduto. Diciamo che tutto quello che ho di cui vi ho parlato è possibile ovviamente metterlo in pratica in maniera anche eccelsa, ma è chiaro che deve essere fatta sulla base di un progetto ad ampio raggio e deve essere confezionato da professionismi coesi e competenti e soprattutto da pubbliche amministrazioni, privati e professionisti che non si facciano la guerra, cosa che spesso accade purtroppo. Mi prendo la libertà di presentarvi quelli che sono con me la parte attiva di questo progetto che speriamo di portare in più regioni di questo nostro paese. Sono presenti anche loro in questa riunione Zoom, Magda Ruggero, che è un architetto appassionata ed esperta di pianificazione e progettazione, Sergio Paciucci, che è un geometra, consigliere del Collegio dei Geometri di Roma e Provincia, dotato di grande esperienza e capacità. Ed ha una struttura che è diciamo, ideale per affrontare la tematica del territorio. Ultimo ma non ultimo, un avvocato, Daniele Macchione, che si occupa di valutare in concreto dal punto di vista imprenditoriale la valenza o meno di una determinata pianificazione o progettazione, ragionando sulle reali possibili interazioni contrattuali tra i pubblici e i privati. Ora vi ringrazio e voglio ringraziare Andrea Santaquilani ed Angela Barreca per l'opportunità che ci hanno dato di dare un contributo a questa discussione, il cui evidentemente l'argomento non è di poco conto. Che dire, siamo a disposizione per creare eventuali tavoli di lavoro ed attivare possibili sinergie professionali, appunto anche con le pubbliche amministrazioni, che possano essere utili a rendere a questo meraviglioso territorio, e mi viene da dire a tanti altri meravigliosi territori di questo meraviglioso paese, una risorsa ambientale ed economica per la popolazione e non solo. Grazie mille. Dottoressa, grazie davvero e ringrazio anch'io Angela perché ci ha messo a disposizione delle competenze davvero interessanti, importanti, perché grazie a quello che abbiamo creato fino ad oggi in questi 5 anni, io ritengo che nelle prossime settimane la sinergia, ripeto, con gruppi come quelli che abbiamo sentito questa sera sarà senz'altro foriera di successo. Il partenariato con pubblico-privato che noi possiamo attivare con professionalità come le vostre sono quanto di meglio ci potevamo attendere da un semplice ZTL, cioè un tavolo così di confronto che ci permetterà, ripeto, di finalizzare quelli che sono i nostri obiettivi. Grazie Angela, grazie anche Angela sia Barreca che la dottoressa Di Palma. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. E adesso passiamo ad un altro scienziato che da tempo, diciamo così, ci onora della sua presenza in questi tavoli di confronto, il professor Salvatore Rainò, che dicevo così anzitempo la diretta a Giorgio Terziani, sarebbe stato estremamente interessante da conoscere, scoprire sia per il tema di oggi, epigenetica e territorio 5G, ma soprattutto per quello che l'acqua fa grazie alle sue grandi così qualità intrinseche. Prego Salvatore, a te la visione di questo tavolo odierno. Grazie, grazie Maurizio, grazie signore e signori, sempre onorato e veramente felice. Sono le 19:29. Il mio intervento durerà soltanto 4 ore e un quarto, è ragion per cui iniziamo subito. Allora, Professore, io sono un professore perché professo la fede, è una professione di fede.
È una cosa un po' complicata. Io ho davvero il dovere morale mio, proprio personale, altrimenti mi sento inutile, di spiegarvi che cosa mi è accaduto nella vita. Ad un certo punto gli uomini di scienza come me iniziano a voler pubblicare qualcosa sulle grandi testate giornalistiche, scientifiche, i templi del sapere. E ti ritrovi che impieghi 3 anni per emettere una pubblicazione perfetta che sia accettata su quanti peli ha il gatto nell'orecchio destro. Attenzione, perché poi ci vogliono altri 3 anni per pubblicare invece il lavoro sul numero dei peli dell'orecchio sinistro del gatto. Che cosa voglio dirvi? E io ad un certo punto ho iniziato a dire, ma vedi un po', cioè io voglio essere colto, ho degli argomenti dei quali mi interesso, però mi muovo in mezzo ad altre numerosissime persone che fanno la stessa cosa che voglio fare io. E dico, ma se continuo così, dove finirò? Finirò ad impiegare tutta la mia vita per essere bravissimo nell'argomento di cui tratto io. Non va bene, non va bene. Allora ho detto, bisogna trovare un sistema per non essere così bravi, ma per essere i più ignoranti di tutti. E qual è il sistema per essere il più ignorante di tutti? A flusso continuo, però attenzione, perché sapete le macchine a flusso continuo come funzionano? Che tu sei ignorante, però proprio in quella condizione poi capisci una cosa. Poi ritorni ad essere ignorante. Però ne capisci un'altra. Quindi è un continuo riciclo di ignoranza e saperi, non sapere, non quello che faccio solo io. Perché vedete, noi, mi sono piaciute molto le relazioni che ho sentito prima della mia, che non è una relazione la mia, è solamente una dichiarazione di ignoranza magistrale, però ignoranza magistrale, perché sono state dette delle cose, mentre venivano dette, io anticipavo degli appunti, divisione e unità, rimpicciolire e ingrandire, no? Il lavoro che mi viene più facile fare è di continuo rimpicciolire ciò che so e ingrandire l'evidenza di quello che mi dimostrano di saper fare gli altri. Cioè, di che cosa vi sto parlando? Vi sto parlando del mio lavoro. Il mio lavoro, sapete qual è? Non è il mio lavoro. È fondamentale oggi che la scienza e tutti gli altri aspetti davvero riuniscano una fusione di ignoranze potenziali, perché ognuno di noi, ognuno nel proprio settore, è talmente convinto che sia utile occuparsi e sviluppare al massimo quello che sta facendo, che alla fine non ha il tempo, la forza di occuparsi di quello che stanno dicendo gli altri. E così dividiamo tutto e arriviamo in età pensionabile, soddisfattissimi, famosissimi, tutti i premi Nobel, però non sappiamo a che cosa ha dedicato la sua vita il dirimpettaio che è diviso da noi solamente dal muro, dall'intercapedine. E però ha dedicato la sua intelligenza, il suo cuore ad argomenti completamente diversi dai nostri e magari fondamentalmente molto più importanti o molto meno importanti, non si sa. E come si fa a capirlo? Bisogna comunicare. Esempio, a me è capitato di visitare i figlioletti di grossissimi uomini d'affari. Perché il mondo delle finanze è un mondo scientifico. Uomini d'affari che vengono a portarmi il loro bimbo, la loro bimba, che praticamente si è ammalato nel corso della visita, io poi glielo dimostro, perché è figlio di un uomo d'affari, cioè è il figlio di una serie di omissioni dovute al ritmo incalzante della propria vita, dedicata a che cosa? A spostare dei soldi da una parte all'altra. Anche questa è una scienza. Allora, uniamo
vi faccio notare che io non utilizzerò mai la parola dobbiamo. Io non dico mai dobbiamo, io dico mi occupo di. Perché se dico mi occupo di vi porto proprio a passeggio mano nella mano nelle mie stanze, nei miei laboratori, nella mia vita, come faccio con i miei pazienti quando me li metto in macchina, i pazienti più gravi, e me li porto in montagna, vicino alle sorgenti. Una volta presi un bambino autistico di 7 anni che non aveva mai parlato, con i genitori me lo portai in alta montagna, in una zona che non vi dico, selvaggissima, e vicino ad una cascata il bambino piangendo disse acqua, e i genitori sconvolti dice, ma tu chi sei? È semplice, sono l'uomo più ignorante del mondo nonché lo scemo del villaggio, dico io a Maurizio. Che cosa significa? Significa ignoranza a flusso continuo, quindi è un rivedersi continuo da una situazione di tabula rasa, di estrema attenzione a quello che fanno gli altri. Allora, l'uomo di finanza che magari sta finanziando un grosso progetto plurimiliardario che si basa sui 5G, forse non sa, sicuramente non sa, che se lui riunisce le scienze rendendosi ignorante, cioè azzerando le sue mega certezze eccessive su quello di cui si sta occupando, forse salverà il proprio bambino. Che cosa vi sto trasmettendo? Vi sto trasmettendo un'altra scienza. Mamma, ma che bello! La scienza, che meraviglia, Maurizio, la scienza dell'ignoranza. La scienza dell'ignoranza è una cosa seria, perché vedete, nell'unità di tempo, in quella manciata di secondi che noi abbiamo, io per esempio potevo scegliere se utilizzare la mia vita per fare 10 mega pubblicazioni su Nature oppure utilizzare la mia vita per studiare velocissimamente miliardi di lavori scientifici eseguiti da tutti e ogni tanto editarne uno mio, poverissimo ma ricchissimo di un network fatto della cultura di tutti, ordita nella trama della mia ignoranza. Guardate un po' come si arriva a pensare, come si arriva a parlare in famiglia, perché io mi sento in famiglia. Ieri non ebbi il coraggio di intervenire quando il grande Davide Destro, con le lacrime agli occhi, ci ha raccontato la sua esperienza. Non ho avuto il coraggio di parlare, lasciai fare a Maurizio. Ma quanta scienza ha espresso ieri Davide Destro, la scienza del cuore, la scienza dell'onestà, la scienza dell'osservazione. Allora, amici, noi non dobbiamo, noi ci occupiamo di. Una cosa bellissima che mi ha insegnato il cammino accademico post-allopatico e la scienza della reversibilità. I medici sono tristemente educati all'irreversibilità. Molto facilmente si arrogano la responsabilità di dire ad un paziente non si può fare più niente per lei. Medico, come ti permetti di parlare così? Lo fai solo per medicina difensiva, perché poi se il paziente muore o le cose vanno male, tu devi dire, ah, io ve lo avevo detto, il medico deve dare speranza. Allora vi parlo anche della scienza della speranza. Ma chi mi conosce bene e ha visitato magari i miei laboratori, sa che io ho delle macchine che si occupano della cosiddetta biotronica. Che cos'è la biotronica? La biotronica è il massimo frutto della mia più estrema ignoranza, perché alla fine ho detto, ma ognuno di noi fa qualcosa in un modo straordinario e diventa un maestro. Le mie macchine mettono l'acqua nelle condizioni di poter dimenticare e ricordare a piacimento, con un'abilità che solo l'acqua sa fare, perché io ho avuto molto rispetto delle sue funzioni. Il grande Joe
Giuseppe Genovesi, tutte le volte che veniva qui e stavamo insieme, o quando io andavo a Roma, poi era terribile, perché mi metteva in macchina e mi portava come un trofeo in giro per Roma a fare le visite. Un trofeo, e mi presentava, questo è il dottor Rainò, e mi metteva in imbarazzo, perché io ritenevo già il professor Giuseppe Genovesi un dio della medicina, e lui si divertiva a dire, ma che stai dicendo? Il dio della medicina sei tu. Mi portava come un trofeo e mi faceva commuovere. Il grande Gio, che è mancato all'improvviso e che avrebbe potuto insegnarci ancora non so quanto. Lui era un po' come me, era un maestro di silenzi. Faceva silenzio per tanto tempo, insieme abbiamo sognato di andare a vivere insieme in un villaggio meraviglioso, c'era anche Angela, quanti ricordi, che commozione. Vedete come vi parlo? Vi parlo come se non fossi uno scienziato, come se non fossi una persona colta. Vi sto parlando come lo scemo del villaggio. Sì, sapete perché? Ne parlavo stamane in altra sede con Maurizio. Io ho avuto una grandissima esperienza nella mia vita. Sin da quando ero in psichiatria, incontravo i pazienti e poi per strada. Quando incontri lo scemo del villaggio e lo ascolti, sul più bello lui ti dice qualcosa che ti trafigge dentro di te, dici, e meno male che questo è lo scemo del villaggio. E quindi il grande insegnamento che io ho ricevuto e del cui risultato voglio rendervi partecipi è che noi tutti non dobbiamo affezionarci troppo a quello che facciamo, ma dobbiamo fare a gara. Qui dico dobbiamo fare a gara con gli altri, a chi fa più rapidamente silenzio, per aprire il cuore, la mente e soprattutto il campo delle nozioni a quello degli altri. Così avremo un olismo, così avremo quell'unità. Pensate che la velocità di trasmissione di un impulso in un sistema ne rende praticamente conseguente il destino della comprensione. Per esempio, quando la linea, no, prima andava bene o male, andava o troppo veloce il testo che sentivamo o troppo lento, ma in tutti e due i casi non funzionava bene, persino quando andava troppo veloce. Così funziona. Io spero di non avervi annoiato, perché mi baso molto sulla vostra comprensione, sulla vostra pazienza, che continuamente mi diverto a mettere alla prova, perché in questo modo sono sicuro che insieme realizzeremo in questa grande famiglia una nuova scienza in cui tutti, dall'uomo di finanza al microscopista, al microbiologo, al bioarchitetto, all'architetto normale, al virologo, grandissimo virologo Bill Gates e company, tutti una nuova grande famiglia rinnovata a prenderci cura veramente di quello che non siamo, ma potremmo essere di attimo in attimo. Grazie. E guarda, grazie a te, caro Salvatore, però avendoti in linea, io non posso non ricordare a tutti che viviamo in un periodo di coronavirus, e allora non perdo l'occasione, avendoti e avendo sentito gli studi che ci hai proposto diverse volte, di ripetere cortesemente agli amici che sono in linea, sia in diretta che poi magari riguardando questa registrazione, che cosa vuol dire per te questo momento di pandemia? Perché a noi l'hai spiegato molto bene, io direi che in due parole dovresti ripetere quello che hai sempre ripetuto a noi. È semplice, soltanto altre 4 ore e mezzo, abbondanti. Bene ragazzi, è il solito problema, non è un argomento mio, questa è la sintesi delle sintesi della sacra scienza. Il coronavirus, come tutti gli altri virus, esiste da sempre. In parte
parte teoricamente, solo teoricamente, ma non mi allungo, fuori di noi, ma soprattutto le sue frazioni costitutive sono immerse, inserite completamente in modo puntiforme nel nostro materiale genetico, all'interno del nostro organismo. Se non fosse così, noi non potremmo rimanere vivi, perché questo è il manubrio da sollevare per l'immunità, per rimanere allerta. Ora, pensate che già 20 anni fa c'erano dei disinfettanti in giro, io ne ho uno, bellissimo, è un oggetto da collezione, sulla cui etichetta c'è scritto attivo anche contro il coronavirus, cioè, ma ci rendiamo conto? Allora, non scherziamo, perché stiamo scherzando pochino assai, caro Conte, leggermente assai, caro Presidente Conte, che ti diverti a non incontrarmi mai, ma chissà perché. Senti, facciamo così, parliamo un po' meglio adesso 2 secondi di questa storia del coronavirus. Che cosa è venuto fuori? Ma pensate che noi abbiamo l'herpes dentro, tutti quanti, depositato, però facciamo la bollicina o l'herpes zoster soltanto quando l'immunità va giù. Quindi tutta questa divisione tra il mondo della vita invisibile e il mondo della macrovita, che saremmo noi, non c'è. È un artificio commerciale, di quel commercio applicato alla scienza, che poi tutto è tranne che scienza, pseudoscienza. Sono interessi privatissimi in cui si preparano le piattaforme per parlare di altro. E quindi questo virus, come tutti i virus di buona famiglia, muta di continuo. E quindi è improponibile l'idea della vaccinazione, così come nessuno, meno male per il momento, ma lo faranno, si è sognato di proporre un virus per il raffreddore. Perché tu il raffreddore, oggi hai una cattiva notizia, che ti arriva la bolletta e non puoi pagare, ti viene il raffreddore stasera. Poi guarisci. Dopo 2 settimane il cane si prende le zecche, devi perdere 2 giorni per pulirlo, ti viene l'altro raffreddore. Allora che cos'è? È il virus che è tornato? No, è il tuo ambiente dell'organismo che è mutato, concedendo nuovamente l'espressione delle situazioni per favorire l'espressione di una malattia grave. E allora, poi che cosa dobbiamo dirci? Ormai è chiaro, gli ultimi lavori sono molto chiari, che praticamente i vaccini precedenti hanno inseminato queste frazioni di acidi nucleici all'interno di masse gigantesche di persone. E ovviamente vi faccio notare, attenzione, questa è la cosa più importante che dico stasera, quando uno fa un vaccino con delle istruzioni virali, con dei frammenti virali, non sta dando un antigene sul quale l'organismo costruisce l'immunità, sta dando, già mi avete capito, delle istruzioni istruzioni all'organismo ospite per costruire virus e scatenare delle infiammazioni, ragazzi. Ma insomma, ma voglio dire, ci dobbiamo perdere, con una specializzazione tra le tante in immunologia clinica, io dovrei assecondare questo modo di fare, questo modo di dire. E poi che cosa è successo? Che praticamente, come giustamente diceva il collega, il presidente dell'Ordine dei Medici di Genova qualche giorno fa, ironicamente, ormai non si registrano più morti per altri motivi che non siano Covid. Muoiono tutti di Covid. Le altre morti non esistono più. Nel frattempo, le omissioni colpose, gravissime, di assistenza in quello che era la normale medicina giornaliera, sono la regola. Quindi le persone crepano abbondantemente e c'è chi etichetta il tutto a botta di Covid. Abbiate pazienza. Io mi sono davvero leggermente annoiato e non voglio fare annoiare ancora di più voi. Mi fermo prima di aver finito, poi se ci sono domande scatenatevi. Grazie ancora, sono con voi. Grazie, ma era inevitabile sentirti, proprio perché chi non è addentro al mondo della medicina rischia di pendere dalle labbra di questi assassini, perché per me sono solo degli assassini. Allora, abbiamo un amico che è un architetto, Adriano D'Andrea. Adriano è il segretario, bontà sua, ha voluto essere il segretario del PVU Lazio, del Partito Valore Umano del Lazio. E ad Adriano, dandogli il microfono, chiediamo
un po' di darci una sua riflessione, anche se sintetica, rispetto a quello che ha sentito e soprattutto rispetto a quello che è il momento del PVU nel Lazio. Prego. Intanto grazie Maurizio, spero che mi sentiate bene. Sì. Ok. Come hai detto tu, io ho una laurea in architettura, ma in questo momento sono referente del partito PVU nel Lazio. Non mi sarei mai aspettato di dover parlare oggi con voi di crisi della libertà. Avrei certamente preferito parlare di identità del nostro partito. Diciamo un partito che sappiamo è nato 2 anni fa e che prende come suoi valori fondanti il programma del COEM, proprio al fine di modificare il paradigma esistente nel nostro paese e farne una nazione pilota alla ricerca di quel mondo migliore che tutti gli abitanti di Rete La Terra auspicano. Avrei quindi avuto piacere intrattenervi per qualche minuto sulle strategie, no, che si vogliono mettere in atto sul territorio laziale per fare conoscere a più persone possibili il nostro programma. Ma qualche cosa è accaduto, anzi sta accadendo, o forse è meglio dire deve ancora accadere. Diciamo che completamente immerso come sono e come siamo tutti negli avvenimenti in Italia e nel mondo, con quanto è descritto sulle agenzie, sui quotidiani, filmati in rete, mi hanno ricordato un romanzo di Naomi Klein che si ispira alle teorie della cospirazione, Shock Economy, l'ascesa del capitalismo dei disastri, forse qualcuno lo conoscerà. Parla di un certo dottor Shock che credeva di poter estirpare e cancellare ciò che di negativo c'è nel cervello umano e sottopone tutti i suoi pazienti a elettroshock fino a ridurli a uno stato caotico che doveva costituire il fondamento per la loro rinascita come cittadini modello. Una sorta di, come dire, nuova creazione, l'anima veniva disfatta e rifatta, veniva riformattata e sovrascritta, e sembra che l'autrice si riferisse proprio a un psichiatra esistente a Montreal, un certo Evan Cameron. I pazienti messi in celle di isolamento, somiglianti a stanze di tortura, venivano prima trattati per circa un mese con elettroshock, appunto, che gli azzerava la memoria, e poi con droghe per alterarne la coscienza. Le mani e le braccia le faceva infilare in tubi di cartone per impedire che si toccassero il corpo e si preoccupassero della loro immagine. Quindi Cameron inibiva nei suoi pazienti le impressioni sensoriali, li faceva sprofondare in una sorta di sonno artificiale dal quale venivano svegliati soltanto per mangiare e andare al bagno. 30 giorni circa, e non potevano neanche parlare perché uno stuolo di infermieri glielo impediva. Sembra che fossero ricerche finanziate dalla CIA durante la famosa guerra fredda, che i meno giovani ricordano bene. E questa cosa non venne in mente un po' delle condizioni che ci troviamo intorno, guanti, mascherine, non poterci abbracciare, mantenere delle distanze. Ma quindi siamo ancora in una sorta di guerra fredda? Un altro punto di riflessione. Cosa abbiamo fatto con la nascita di Internet, che io ricordo molto bene? Naturalmente dopo aver festeggiato questa grandissima novità. Direi che abbiamo protocollato l'intera vita. Il rapporto con la rete è un dato di fatto, direi, no? Ogni nostro click, ogni nostro parametro di ricerca viene salvato, osservato e registrato. La nostra vita si riflette completamente nella rete digitale. Le nostre abitudini digitali offrono una copia esatta della nostra persona, del nostro animo, forse persino più precisa e completa della immagine che anche noi ci facciamo di noi stessi. Faccio riferimento al tema del mese che la dottoressa Mauro Luperto, che saluto, presidente del Com International, mensilmente ci propone. Questo mese parliamo di autenticità, sono dei temi che chi non conosce da pieno tutto il nostro movimento
sono i punti di riflessione che quando ci riuniamo mensilmente con i nostri CLEM andiamo a sviluppare, fonte di grandi, come dire, ragionamenti tra noi. Questa volta autenticità, naturalmente concordo con lei sul fatto che per uscire indenni come persone, come soggetti attivi, diciamo, nella nostra società, dobbiamo trovare la nostra autenticità, quello che proviene dalla conoscenza di sé e dalla fiducia in se stessi, per riscoprire tutti i nostri valori e batterci per quelli che ci rendono felici, felici, la felicità. Quella dovrebbe essere la vera ricerca dell'uomo, la ricerca della nostra felicità. Secondo Nietzsche, l'uomo è pronto ai casi assolutamente improvvisi e imprevisti, e quindi è pronto a diventare natura ogni evento che interferisce con ciò che è stato valido fino a quel momento, cioè l'ordine esistente è imprevedibile, è improvviso quanto un evento naturale. Questa sua natura di imprevedibilità fa sì che tale evento si sottragga ad ogni calcolo e ad ogni previsione e dà semplicemente avvio a uno stato completamente nuovo. Gli eventi rappresentano quindi delle rotture e delle discontinuità che dischiudono nuovi spazi di libertà. Lo stesso Foucault intende con evento l'inversione di un rapporto di forza, il crollo di un potere. L'evento produce una frattura nella certezza precedente. Gli eventi sono svolte nelle quali si compie una inversione, un rovesciamento del dominio. Un avvenimento fa avere luogo a qualcosa che mancava completamente nello stato precedente. Al contrario del vissuto, l'esperienza si basa su una discontinuità. A questo punto c'è da un attimo riflettere un po' di più, no? Forse è il momento questo della trasformazione? Forse è questo il momento di mettersi in campo, come stiamo facendo d'altra parte. Ma come diceva prima Antonino Galloni, che io saluto, noi dobbiamo adesso fare delle cose. Poi proveremo anche ad andare, ci riusciremo in Parlamento per fare quello che c'è da fare veramente. Ma adesso dobbiamo stare in campo. Allora io ho sempre detto, ne parlavo pure con Maurizio l'ultima volta che ci siamo visti prima della pandemia o finta tale, che l'unione di trasversalità di gruppi di lavoro che somigliano tanto al nostro, io lo auspicherei. Mi è venuta in mente una frase, Maurizio: creiamo una start-up, no? Di trasversalità per poter abbattere quello che ci abbiamo là fuori, l'autorità va assolutamente rovesciata adesso. L'autorità costituita non è più l'autorità che può governare un mondo che tende alla felicità. Grazie tante. Grazie a te, dicevo davvero preziosissimo anche questo contributo, grazie Adriano, e diciamo stiamo arrivando verso la fine di questo nostro tavolo di confronto. Adesso c'è il presidente di un consorzio atipico, un consorzio di consorzi associativo che si chiama CONSI, Consorzi Sicuri, e sarà molto interessante per l'architetto Angela Di Palma e per gli altri sentire cosa abbiamo creato da questa rete di 10.200 circoli che abbiamo appunto promosso in Italia, circoli che si interrogano e si ritrovano sui temi che diceva un attimo fa Adriano D'Andrea e poi sviluppano tutto uno scisma di iniziative che ognuno poi promuove nel meglio che può dei propri talenti. Ecco, l'amico Fabrizio Azzolini, che è il presidente di questa confederazione a livello nazionale come confederazione, a livello regionale in tutte le regioni, a livello provinciale in tutte le province, poi collegato agli aderenti di tutti i circoli, è una realtà che nelle prossime settimane vedrà, ripeto, la riscoperta di quelle opportunità, di quei lavori che in sinergia con studi come quelli dell'architetto
Angela Di Palma daranno davvero molti frutti, perché avranno l'opportunità di finanziare, di dare servizi, eccetera, eccetera. A te, Fabrizio. Grazie, Maurizio. Innanzitutto ringrazio la collega referente social del Lazio, Angela Barreca, e il presidente del Consiglio del Lazio, Sant'Aquilani. Li ringrazio perché è un'altra tappa importante oggi in questi ZTL, perché c'è una maturazione in tutti noi e una corresponsabilità di vita, perché dobbiamo giorno per giorno essere più corresponsabili dopo quello che è successo, ma quello che potrebbe succedere, perché chi mi ha preceduto prima l'ha fatto capire molto bene. Noi col 5G abbiamo fatto anche delle verifiche con dei sindaci che sembrano dirti benissimo, collaboriamo, eccetera, e poi d'altra parte ce l'hanno spiegato prima, sono leggi nazionali che pur di fare cassa hanno calpestato la dignità dell'uomo. È amaro dire questo, perché dovremmo invece vivere in una nazione dove chi ci amministra protegge l'uomo, e invece è l'inverso. D'altra parte, noi se è stato fondato nel nostro movimento un partito, vuol dire che si è sentita la necessità di arrivare con una struttura democratica, di arrivare in Parlamento. Noi come Consiglio ci rendiamo conto della responsabilità che abbiamo, non solo di fornire servizi ai nostri associati, ma anche di offrire servizi sicuri ai nostri associati. Ci chiamiamo consorzi sicuri, che non è solamente dare la sicurezza del prezzo dell'energia, del prezzo del gas, del prezzo di operazioni di noleggio a lungo termine ed altri servizi che stiamo mettendo in opera, ma è anche la sicurezza che quei servizi non rechino danno all'essere umano. Chiedo alle due persone che ho menzionato prima del nostro gruppo, Angela Barreca e Sant'Aquilani, questa settimana, come lo chiedo a tutta Italia, di stare attenti alle chat, perché questa settimana metteremo in opera i servizi di luce e gas. Lo faremo nei primi giorni della prossima settimana, di modo che ogni nostro associato possa far la richiesta e possa poi cambiare i suoi contratti. E noi anche abbiamo pubblicato sul documento che ognuno riceverà, abbiamo pubblicato anche i costi dell'energia e del gas. Non abbiamo detto ti facciamo la sorpresa e tutte le finzioni della pubblicità. Noi l'abbiamo pubblicato per iscritto, così ognuno vedrà il costo dell'energia e si può fare i suoi conti e accettare o meno i nostri servizi. Ecco, io dico questo è un primo passo,
poi subito seguiranno gli altri, perché ecco, rammento a tutti che mi telefonano, allora siamo pronti, non siamo pronti, per preparare bene la contrattualistica occorre stare molto attenti. Ecco, il nostro lavoro di sicurezza è anche questo. Io ringrazio, dico solo all'architetto che mi ha preceduto, che stiamo pensando anche di strutturare dei servizi di finanziamento a progetti che possano ad un certo punto coinvolgere il pubblico, però non solamente progetti intesi progetti di un'impresa per la ristrutturazione di un immobile, ma veramente di vedere delle diciamo parti di comuni che facciano un progetto veramente in senso lato aperto, di modo che inserire tutte le nella ristrutturazione inserire tutte le innovazioni a partire dall'efficientamento energetico, ma soprattutto anche dell'uomo che ci viva bene in quelle strutture. Siamo stanchi ormai di aver fatto dei loculi anche da vivi, ecco, degli appartamenti dove la persona non vive bene, dove la famiglia non si trova bene, è ora di dare un prodotto dove l'uomo sia realizzato con la sua famiglia e il suo essere interiore. Grazie. Grazie Fabrizio, vedrai che nelle prossime settimane sapremo spiegare molto bene quello che è la potenzialità dei consorzi Consi. Scusate. Adesso c'è la vicepresidente dei consorzi Consi, l'avvocato Maria Luisa Rossi, alla quale però chiedo, visto che Consi ha anche creato la branca Consi Lex, chiedo fare una riflessione sulle tante vessazioni dal mio punto di vista che stanno sempre di più intervenendo nel mondo di questo principio epidemico che si chiama Covid-19, ovvero l'Emilia Romagna tramite il suo referente regionale, il presidente della regione, ha lanciato una campagna per andare a verificare con dei tamponi chi può eventualmente essere positivo e addirittura confinarlo in un hotel per la sua cura. Cioè hanno preso degli hotel, li hanno in qualche modo requisiti per confinare queste persone che sono eventualmente potenzialmente positive al Covid. Un'aberrazione che bisognerà in qualche modo, dalla quale bisognerà in qualche modo difenderci. Come ci difendiamo da queste guerre? Rizzo, grazie. Permettimi innanzitutto di ringraziare Angela Barreca e Andrea Sant'Aquilani e con loro tutta la regione che stasera ci ospita. Ovviamente, come stai dicendo tu, l'aberrazione soprattutto nella violazione dei diritti sia per l'imposizione dell'eventuale tampone, sia per la restrizione della libertà personale in alberghi piuttosto che in ospedali, piuttosto che in strutture convenzionali. E non potremo fare altro che fare squadra. Senza fare squadra non avremo modo di far sentire le nostre ragioni, e mano a mano, e con piacere che dico, che sempre più gruppi, non solo di avvocati, di giuristi, ma corroborati da tanti altri professionisti, si stanno unendo e stanno trovando la strada insieme per poter, in modo comparato e comparativistico, portare le loro ragioni al governo piuttosto che ad altre pubbliche amministrazioni. E altrimenti, come al solito, non rimarrà che la solita strada del contenzioso successivo, però questo non è auspicabile
perché comunque significa iniziare ad operare dopo che i diritti sono stati già lesi. Così come lesi, come sempre, perché purtroppo il nostro legislatore in questo caso non è mai lungimirante, così come sono stati lesi i nostri diritti, e non solo i nostri diritti personali, ma anche i nostri diritti economici, con quello che è stato fatto a proposito dell'argomento di cui ci occupiamo oggi, cioè della vendita delle frequenze del 5G. Abbiamo avuto il dottor Martucci, che mi fa piacere che abbia esplicitato molto bene che questa nuova tecnologia non è come ce la stanno passando in questi giorni, come uno sviluppo della tecnologia già esistente, ma è una vera svolta, tragica svolta, dell'implementazione di una potenza tecnologica che sarà davvero molto dannosa. E stanno venendo fuori tutti gli studi di istituti assolutamente non coinvolti in nessun modo, e che quindi hanno la loro autonomia e soprattutto la forza della partecipazione di professionisti assolutamente accreditati e accreditabili per poterci dimostrare tutte le evidenze lesive di questa nuova tecnologia. E poi quello che rileva, quello che volevo dire a completamento, se possibile completarlo, il discorso del dottor Martucci, è che hanno svenduto le frequenze relative all'utilizzo del 5G, e come al solito hanno svenduto quella che per noi poteva essere una infrastruttura tecnologica immateriale che, ben gestita, poteva essere utilizzata per tecnologia, consentitemi il termine improprio, buona anziché nociva, anziché lesiva. E tanto hanno fatto ancora svendendo i nostri diritti dal punto di vista della svendita di un asset tecnologico fondamentale, riducendo le nostre capacità, le capacità dello Stato, le capacità della popolazione, e secondo me, come abbiamo visto già in tanti altri argomenti, riducendo anche con questo passo un altro pezzetto, frammentando della nostra sovranità. Frammentano mano a mano la nostra sovranità, i nostri diritti, anche svendendo questo tipo di asset. Grazie. Grazie a te. Certamente dovremmo fare sempre di più quadrato, perché la risposta deve essere davvero molto forte. Abbiamo tecnici come il professor Reynaud, e assolutamente va creata una task force che esprima a questi presidenti di regione il nostro dissenso più totale. Abbiamo in questo un aiuto, un alleato, che è il Partito Valore Umano, non solo le associazioni, ma il Partito Valore Umano, che qui con noi ha la presidente, e peraltro anche fondatore del partito, l'8 novembre del 2017, Francesca Fuga, che penso si sia in qualche modo preparata per il tema di oggi, perché è importante che il partito abbia a che fare con tutti i comparti e con tutti i temi che si toccano. Oggi parliamo di epigenetica e quindi chiedo a Francesca se vuol dare una sua visione su... Buonasera a tutti. Sì, agganciandomi al discorso di oggi, dove tra l'altro ringrazio tutti i partecipanti perché hanno dato delle pillole di saggezza sicuramente interessanti e di grande aiuto. Essere un partito politico moderno vuol dire saper ascoltare, comprendere e valorizzare ciò che abbiamo intorno. Oggi appunto affrontiamo il tema dell'epigenetica, che in questi ultimi anni si è fatta molta ricerca, e perché è sempre più evidente, e non è confutabile, quanto lo stile di vita e l'ambiente influiscano sulla nostra vita di ogni giorno. E questa stessa vita, che può essere vissuta nel benessere o nel malessere, a seconda delle scelte che poi ognuno di noi fa in ogni istante, sia a livello emotivo che anche a livello di stile di vita e di assunzione di cibo, aria, acqua. Sono proprio questi elementi che fanno parte della nostra vita e del quotidiano, dove la politica
con il suo interagire ha anche il potere di renderne migliori e fruibili per tutti, anche a livello di qualità, oppure fare esattamente il contrario. Quindi la politica ha una grande responsabilità in tutto questo. Gli scienziati, tra l'altro, hanno anche evidenziato che ogni trasformazione epigenetica poi si ripercuote anche nelle generazioni a venire, perché lascia comunque una matrice. E quindi la politica oggi deve lavorare proprio a funzione di questo per un futuro migliore. Troppe volte la politica si erge su un piedistallo e fa proclami, senza però considerare la percezione e l'ascolto del popolo, e ignora così la parte fondamentale, che è quella proprio del popolo, delle persone e di chi lavora, che ha esperienza sul campo, che potrebbe dare un grandissimo aiuto per lo sviluppo anche di tutti i progetti politici. La politica, quindi in quest'ottica di ascolto e di presenza positiva sul territorio, sicuramente il Partito Valore Umano ha nel suo DNA l'intento di essere diverso da tutti gli altri e di apportare questo sostegno. La politica quindi deve aprire le porte alla conoscenza di ciò che è veramente utile per il cittadino, senza i soliti condizionamenti, sia a livello di interessi personali ed economici. Quindi questi sono tutti obiettivi molto ambiziosi, ma è anche l'unico vero modo di portare un cambiamento che sia quindi focalizzato sulla qualità della vita, perché è importantissimo questo. Quindi noi portiamo avanti il concetto come Partito Valore Umano proprio di un positivo cambiamento. E quindi volendo, diciamo, parafrasare quello che è stato l'argomento di oggi, il partito vuole portare questo nuovo approccio diverso tra Stato e cittadino, in modo tale che tutto quello che si fa oggi dia un cambiamento nel DNA politico, accompagnando quindi un nuovo orientamento culturale e politico basato quindi sul valore umano e sulla pacifica e produttiva collaborazione tra l'essere umano e la madre natura. Quindi con questi presupposti noi ci siamo come Partito Valore Umano e cercheremo di portare avanti questo principio. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Maurizio, stavo parlando senza microfono. Stavo dicendo grazie a Francesca del suo contributo, e un'ulteriore pillola ci viene data dalla nostra presidente COEM, Maura Luperto, che è una psicologa, psicoterapeuta, e conclude ogni volta o quasi ogni volta questi nostri ZTL. Oggi, diciamo, conclude questo quadro. Poi passeremo per i saluti e le ultime riflessioni proprio ad Angela Barreca. A te, Maura. Sì, grazie. Grazie a tutti per quello che avete trasmesso questa sera, è stato veramente interessante. E io vorrei fare un po' un riassunto, no? Di quello che è stato detto a proposito proprio dell'epigenetica, che appunto studia tutte le modificazioni che variano quella che viene chiamata l'espressione dei geni senza alterarne la struttura. Quindi esiste la possibilità che un gene che era programmato per funzionare in un modo, in seguito a degli eventi, cambia il suo modo, tra virgolette, il suo modo di esprimersi, eh? Cioè cambia l'espressione. Questo tipo di cambiamento è talmente forte che può essere ereditato, come abbiamo sentito, no? Dalla generazione successiva. Quindi è importante questo concetto, perché è proprio grazie all'epigenetica che abbiamo capito che il nostro cervello cambia. Per esempio, no? facendo l'esempio dei gemelli omozigoti, no? Che sono quelli identici, quelli esattamente uguali, che nascono con lo stesso identico patrimonio genetico.
Succede che a volte, durante la crescita, a causa dell'ambiente, dello stile di vita, delle emozioni che vivono, anche delle sofferenze, eccetera, si possono differenziare, cioè cambiano, come se cambiasse il loro patrimonio genetico. Questo cambiamento determina quella che viene chiamata l'impronta genetica, cioè un codice che si esprime attraverso i geni che possono essere attivati, che il legame fra l'influenza e i fattori epigenetici è particolarmente forte, soprattutto nei primi momenti, nei primi anni di vita dei bambini e soprattutto anche degli adolescenti durante lo sviluppo. Quindi la capacità di percepire, di elaborare le informazioni provenienti dal mondo esterno, ma anche le attitudini sociali, sono modellate dall'esperienza che il soggetto vive nel quotidiano. Quello che noi siamo non è qualcosa di predefinito, questo che ci sta insegnando l'epigenetica, ma è il frutto di una continua interazione con l'ambiente in cui viviamo. Questo è importantissimo perché, pensate, in questo momento, in quale ambiente stiamo vivendo? Di cosa ci stiamo nutrendo? A livello alimentare ci nutriamo di spazzatura. A livello emozionale, soprattutto in questi ultimi mesi, ci stiamo nutrendo di emozioni negative, di angosce, di ansie, di paure. Questo sta modificando la nostra capacità di pensiero. Allora, questo dobbiamo impedirlo, perché noi dobbiamo stare nella felicità. Il nostro dovere primario è quello di star bene. Dobbiamo stare nella gioia, dobbiamo trasmettere questo alle generazioni successive, la capacità di vedere il mondo con gli occhi dell'incanto, con gli occhi della meraviglia, e non con gli occhi della paura, dell'angoscia e soprattutto la paura dell'altro. Noi non dobbiamo avere paura, dobbiamo, no, come dice Rai, no, non devo utilizzare la paura, dobbiamo. Utilizzare la parola noi possiamo fare dei cambiamenti importanti qui ed ora. Allora, il nostro movimento, la nostra associazione, sono anni che lotta per questo, che sta cercando di elevare le coscienze, di risvegliare le persone. Forse, come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere. Queste nostre videoconferenze che stanno andando, si stanno diffondendo in tutta Italia, che stanno accorpando tante menti eccelse, ci sta dando la possibilità di far conoscere il nostro pensiero, che è un pensiero evoluzionario, un pensiero che mette al centro l'uomo, mette al centro l'umanità, un'umanità rinnovata, il valore umano. Allora, io faccio un appello. È il caso che per poter vivere, per poter avere un futuro da umani e non da disumani, sarebbe bello che tutte queste persone si unissero davvero a noi e fossimo tutti quanti insieme una grande forza che può cambiare il mondo davvero in positivo. Grazie per l'ascolto. Grazie Maura, come sempre, e grazie naturalmente a tutti gli ospiti che fin qui hanno arricchito questo momento, direi, culturale molto profondo. Io lascerei la scena finale ad Angela Barreca, perché mi sembra giusto che questi grandi amici di ogni regione, referenti regionali per noi del progetto COEM, ma liberi nelle loro associazioni di seguirci o meno e di contribuire a tutto quello che così il nostro programma Mondo Migliore promuove, ecco, diano la parola finale, il saluto finale, perché è giusto, specialmente poi ad una professionista come Angela Barreca, che sia lei a dare il saluto finale a tutti noi. Ecco, io vi ringrazio, ricordo che domani abbiamo un altro ZTL con un'altra regione meravigliosa che è la Calabria, ci sarà il presidente dell'ISDE, che sono i medici per l'ambiente, quindi sarà un altro appuntamento davvero significativo, naturalmente insieme ad altri ospiti e politici della zona. Quindi grazie a tutti e lascio la parola e la conclusione ad Angela Barreca. Ecco, ciao Maura, ciao Bella. Volevo
dire una cosa anche a Maura, legandomi a quello che lei stava dicendo, che l'ambiente controlla quasi il 90%, 98% dell'espressione dei nostri geni, quindi quanto l'ambiente lavora su di noi. Però noi abbiamo un trucco, quello che ho sempre detto io. Noi ci modifichiamo giornalmente, dalla mattina fino adesso abbiamo rinnovato milioni di cellule. Quindi io mi auguro che questo sia non solo un rinnovamento del nostro corpo, ma sia il rinnovamento del nostro spirito, della nostra voglia di fare, di avere un gruppo unito, di avere una nuova energia, una nuova Italia. Perché noi ce lo meritiamo. Siamo noi che dobbiamo fare. Ci meritiamo di stare bene, in salute, ci meritiamo che l'ambiente ci accoglia per quello che è. Quello che eravamo stamattina non siamo più adesso, milioni di cellule rinnovate, quindi rinnoviamoci. Io ringrazio tutti i referenti, tutti i relatori, Martucci, Terziani, tutti quanti. Ringrazio soprattutto gli aderenti ai CLEM del Lazio che si erano offerti a dare il loro contributo in questa ZTL, perché ognuno di loro voleva contribuire, ma saremmo stati qui, come dice Renò, fino a domani a mezzogiorno. Rifaremo un'altra ZTL, magari solo regionale, dove ognuno di loro porterà il loro contributo. Saluto anche Francesca Fuga, che da molto che non la vedevo. Grazie a tutti. Grazie Salvatore Renò di tutto. Maura, Maurizio, grazie.